Buonasera a tutti, grazie della partecipazione a questo webinar dell'ANSIA. Oggi diciamo, abbiamo utilizzato un titolo forse anche un po' provocatorio, il dopo Clorpirifos, ma grazie all'intervento degli esperti che ringrazio, in particolare chi è all'esterno dell'ANSIA, il dottor Salvatore Arpaia, che è anche docente a contratto dell'Università Federico II e il dottor Salvatore Leocata dello studio tecnico ASA che lavora in Sicilia. E oggi cercheremo di ragionare un po' su come gestire i numerosi fitofagi degli agrumi, ma con particolare riferimento ad alcune specie, alcune classi, fitomizzi in particolare, e tenendo conto che ormai da diverso tempo c'erano forti limitazioni all'utilizzo di prodotti chimici come Clorpirifos metile e Clorpirifos etile e come comunque ci siano disponibilità di vecchie strategie e nuove strategie prodotti che consentono una gestione biologica o diciamo meno chimica del controllo dei fitofagi sugli agrumi. E se c'è il dottor Carmine Cocca che dovrebbe portare i saluti dell'Ordine degli Agronomi di Matera, ma mi sembra di no. Ricordo, faccio subito una comunicazione di servizio. Chi intende chiedere l'attestato di partecipazione o chi intende avere il riconoscimento dei crediti formativi può in chat scrivere il proprio nome e cognome e gli estremi che servono eventualmente per il riconoscimento dei crediti, quindi il numero di iscrizione all'ordine e ordine di appartenenza. E una puntualizzazione, cercate di scrivere il nome con cui apparite, ad esempio qui c'è un Carmelo, nome e cognome, in modo che poi possiamo fare l'abbinamento che è richiesto per il riconoscimento della partecipazione e quindi dei crediti formativi. E mettete ovviamente l'indirizzo email corretto a cui dovremo eventualmente inviarvelo. Io passerei subito la parola dottor Salvatore Arpaia, a cui abbiamo chiesto di fare un po' un cappello introduttivo su quello che è stato lo scenario evolutivo di questi ultimi anni e soprattutto quale sarà in merito alla disponibilità di prodotti, con particolare riferimento ai prodotti chimici e insetticidi in Europa per effetto delle note normative europee. E prego, dottor Arpaia. Allora, grazie per l'invito al dottor Caponero e all'Alsia. Io appunto farò una breve introduzione per capire soprattutto come ci dobbiamo attrezzare per il futuro. Intanto provo a condividere lo schermo perché ho preparato una presentazione che spero vediate. E anch'io, come diceva Arturo, ho messo un titolo un pochino provocatorio. Mi date conferma che si vede la presentazione? E adesso è arrivato, sì, Sì. perfetto. Ok. Sì, si svuotano gli arsenali. In realtà, quando qualche settimana fa ci siamo sentiti per immaginare un pochino i contenuti di questo incontro, si faceva riferimento a quella che è stata anche un pochino la storia della difesa fitosanitaria. Difatti, ormai Metti sono. la presentazione, Salvatore, metti in modalità presentazione. Ok. Si vede così? Sì, va bene. Ok. Dicevo, siamo abituati, insomma, nell'agricoltura moderna, nella difesa fitosanitaria moderna, siamo stati abituati ad avere dei caposaldi che fondamentalmente erano chimici. Sono ormai 80 anni che è entrata la chimica, in maniera importante nella difesa fitosanitaria. Nell'anteguerra, certamente, soprattutto con molecole di tipo inorganiche, ma alcune molecole che utilizziamo ovviamente anche adesso, ma soprattutto il boom poi c'è stato chiaramente nel dopoguerra e possiamo dire che ogni decennio ha avuto un gruppo di sostanze chimiche che erano in qualche modo diventate i capisaldi della difesa fitosanitaria, quindi cito
alcune ovviamente facendo grandissimi passi dai clororganici e dal DDT degli anni 50 fino ai neonicotinoidi, che è stato forse l'ultimo gruppo come classe di insetticida fra virgolette tradizionale, nel senso che queste sono tutte molecole che agiscono sul sistema nervoso degli insetti, quindi per provocarne la morte. Ma è cambiato tanto, come dire, la visione che abbiamo di queste molecole chimiche, perché se negli anni 40, insomma, subito prima della guerra, si scoprirono le capacità insetticide di questa molecola, che di fatto era stata sintetizzata già molto tempo prima. L'attitudine era, come vedete da queste pubblicità, le prime due immagini all'epoca, l'attitudine era molto, come dire, amichevole, dice: questi ci risolveranno una serie di problemi. E la terza slide, invece, la terza figura l'ho messa proprio per dire che in effetti il DDT ci ha risolto un grandissimo problema di mortalità, non solo parlo delle nostre zone, evidentemente, ma in tutto il mondo con la malaria. Poi, piano piano, ovviamente, avendo a disposizione tutta un'altra serie di molecole insetticide, man mano che la chimica proseguiva, soprattutto sono incominciate a venire fuori un po' di problemi, come dire, gli effetti collaterali dell'uso della chimica, problemi chiaramente soprattutto di inquinamento ambientale e tossicità per quanto riguarda, come dire, un aspetto, un impatto che va al di fuori della stretta dello spazio delle nostre aziende agrarie, ma c'erano problemi anche per gli operatori stessi. A parte problemi di tossicità, si incominciava a capire che molto spesso, abusando di insetticidi, si avevano comparsa di fitofagi secondari. Il caso forse più eclatante è quello dei ragnetti rossi, che inizialmente non erano un grosso problema, se non magari in condizioni di serra o in condizioni particolari, incominciavano a diventare sempre più presenti e necessitavano a loro volta di trattamenti specifici, come quello poi dell'insorgenza di resistenza, che gli insetti incominciavano a mostrare sempre più frequentemente, a parte ovviamente il costo per i produttori, perché se le molecole inizialmente non erano particolarmente costose, immaginate per esempio il Rogor che si usava nell'oliveto, costava veramente poco, tant'è vero che molti agricoltori lo utilizzavano anche se non ci fosse stato proprio estremo bisogno di mosca in quel caso, e invece a molecole come i neonicotinoidi, che erano molto più costose, quindi anche questa era una questione che cominciava a prendere piede. Il primo problema che ha portato poi a una visione della chimica in agricoltura, come dire, meno benevola, è stato quello ovviamente del bioaccumulo di tutte le sostanze. Il DDT fu il primo, che si scioglievano in solventi organici, non si scioglievano in acqua, e quindi questo si accumulava nella catena alimentare, sia terrestre ma anche marina, come residui. Veniva trovato anche nelle balene, e si è capito che c'era una serie di problemi importanti di salute umana, e quindi è stata una delle prime molecole poi ad essere abbandonata, fortunatamente. Dal punto di vista della gestione invece dell'agricoltore, si è capito che insistendo molto con gli stessi principi attivi, si incominciavano ad avere fenomeni di resistenza sempre più elevati, e ad oggi ho controllato questi numeri forse un mese fa all'incirca su un database specializzato. Ci sono circa 600 specie di insetti divenute resistenti a più di 300 principi attivi diversi, lasciando perdere la resistenza incrociata, eccetera. E addirittura si cominciano ad avere fenomeni di resistenza anche verso i bioinsetticidi, il Bacillus thuringiensis in particolare, non la molecola da microrganismo, ma in zone dove è possibile coltivare piante geneticamente modificate che esprimono le tossine da Bacillus thuringiensis, si incominciano ad avere fenomeni di resistenza anche verso questo tipo di molecole.
E quindi dagli anni 2000 ha incominciato a prendere una piega importante il fatto che la politica agricola europea voleva andare verso una riduzione dell'uso, diciamo, di tutti i pesticidi, non solo gli insetticidi. Gli esempi che farò io riguardano insetticidi perché sono quelli con cui ho a che fare più comunemente, perché il sesto programma d'azione, il programma quadro dell'Unione Europea degli anni 2000, aveva messo in piedi sette strategie tematiche, tra cui una importantissima per le nostre discussioni sull'uso sostenibile dei pesticidi. Si cominciò nel 2005 con un regolamento della Commissione Europea che riguardava soprattutto problemi eventuali di tossicità nei prodotti, quindi furono rivisti i livelli massimi di residui ammessi e dopodiché con la direttiva 128 del 2009 si fece proprio un quadro nuovo in Europa e nell'ambito dei territori dell'Unione Europea al fine dell'utilizzo sostenibile degli insetticidi. E una di queste azioni riguarda, dirò qualcosina più specifica, proprio la revisione delle sostanze ammesse, che è quello che un pochino ci preoccupa oggi e ha dato origine all'idea di questo seminario in cui approfondiremo appunto questo. Cosa è successo? In realtà questi tentativi hanno prodotto in qualche caso dei risultati importanti. L'Italia, dobbiamo dire, da questo punto di vista si è adeguata in maniera molto importante, prima in questa classifica di riduzione di tonnellate di pesticidi che vengono usati, dati relativi alle vendite, quindi. Però fondamentalmente quello che poi va a finire nei campi, c'è stata una riduzione importante in Italia, mentre ci sono paesi dell'Unione Europea in cui queste politiche, come dire, che disincentivavano l'uso di pesticidi, non hanno avuto particolare peso in campo. Stranamente Germania, poi Francia, Polonia, Austria, eccetera, ma insomma sono tanti i paesi in cui non si verifica una contrazione delle vendite di fitofarmaci in agricoltura. E da un punto di vista normativo, poi quello che sta cambiando ultimamente è che magari una stessa molecola va anche soggetta a delle legislazioni diverse a seconda se viene usata, come dire, direttamente in campo in agricoltura oppure se viene impiegata in attività, come dire, anche vicine a quelle agricole, per esempio in zootecnia, o comunque in aree in cui c'è un'attività umana diversa da quella agricola. Quindi c'è un'ulteriore complicazione da questo punto di vista. Fondamentalmente, per quanto riguarda i principi attivi, ecco, veniamo adesso specificamente alla riduzione degli arsenali. Che cosa sta succedendo? Innanzitutto è stato rivisto tutto la modalità di autorizzazione, soprattutto una riduzione dei tempi per cui una sostanza viene utilizzata come insetticida. Sostanze base è rimasto veramente pochissimo, l'autorizzazione di fatto non ha una scadenza, ma per tutte le altre sostanze, comprese quelle a basso rischio, ci sono delle scadenze temporali, per cui anche questo è una modalità di revisione dell'autorizzazione che, a seconda di come vengono classificate le sostanze, prevede un riesame di tutti i principi attivi, insetticidi compresi. Nel 2002 questo quindi a cosa sta portando? Se nel 2002 erano presenti 955 principi attivi nel database delle sostanze che si potevano utilizzare, un percorso di revisione che era anche, come dire, precedente poi alla entrata in vigore del regolamento 1107, è cominciato un percorso di revisione per molecole che erano in scadenza, però nel 2014, quindi con la velocizzazione che ha imposto il regolamento 1107 e soprattutto l'entrata in vigore di tutto il pacchetto delle misure che
riguardavano l'utilizzo dei pesticidi, quindi anche la revisione delle macchine irroratrici, eccetera, il tutto ha portato a una riduzione di principi attivi da circa 1000, si è passata a circa 200 disponibili. Per quanto riguarda gli insetticidi, ad oggi sono stati eliminati 199 principi attivi. Io vi vorrei far vedere solo velocemente il foglio Excel di tutte le sostanze, giusto per avere una veloce, come dire, una veloce visione di quanto che c'è, di cui comunemente veniva utilizzato, non c'è più. Spero che si veda il foglio Excel. Adesso si parla di alcuni classici come l'Aldicarb, l'Alpha Cipermetrin, ma scendendo c'è veramente un po' di tutto: l'Azinfos metile, l'Azinfos etile, altri capisaldi, fino ad arrivare al insomma, ce ne sono veramente tanti. Il clorpirifos, quello appunto che dà il titolo all'incontro di oggi. Insomma, c'è una lista per chi è interessato a consultarla, che attualmente comprende 200 principi attivi, che quindi sono completamente stati esclusi dalla lista. E non basta, perché se torniamo alla presentazione, oltre questi 200 principi attivi ce ne sono altri, adesso ecco, che sono ancora soggetti a quella che si chiama candidatura alla sostituzione. Quindi abbiamo per esempio l'Alpha Cipermetrin, che fino a, diciamo, questa settimana in teoria si può ancora usare in campo, ma è escluso qualsiasi altro uso successivo. Quindi questa è una non approvazione definitiva. Mentre abbiamo ancora tutta una serie di sostanze che vedete, pardon, elencate qui, dall'esafen valerate, tofenprox, le cialotrine, eccetera, eccetera, sostanze che hanno una scadenza più o meno prossima, ma che appunto si chiamano candidate alla sostituzione perché nell'eventualità che si trovasse qualche sostanza meno tossica, meno impattante, con un effetto che viene giudicato simile, anche queste sostanze che sono attualmente ancora utilizzabili potrebbero uscire dalla lista dei principi attivi disponibili. Quali sono i tipi di processi che la Commissione europea mette in piedi? Per ognuna di queste sostanze viene fatta un dossier sullo studio di tossicità sulla base del 1107 del 2009, che guarda per esempio al potenziale genotossico. Questa era una cosa che inizialmente non esisteva nella valutazione. Chiaramente adesso le possibilità mutagene sono una cosa importante. I possibili effetti sulla neurotossicità dello sviluppo, quindi sviluppo del feto, eccetera, e poi anche possibili effetti tossici sulle capacità riproduttive di uomini e animali, dei mammiferi un po' in generale. Quindi per ogni sostanza c'è un report del genere. In questo caso il clorpirifos è appunto una di quelle che è stata eliminata per questa serie di potenziali effetti dannosi. Da qui c'è ovviamente il piano d'azione, che sicuramente tutti conosciamo già. Questo piano d'azione nazionale, che è stato, insomma, un annetto fa, è stato soggetto di un convegno in cui erano state fatte una serie di commenti, la possibilità di produrre quindi la nuova versione, che dovrebbe essere ufficiale a momenti. E quindi ci sono tutte una serie di norme che sono state, che verranno anche emendate, per la formazione dei distributori, dei consulenti. Di nuovo, ovviamente, il controllo delle attrezzature, eccetera, ma soprattutto viene messo in evidenza come la difesa fitosanitaria debba essere orientata su criteri con minor apporto possibile di prodotti fitosanitari. Questo a cosa? Ah, ovviamente, questo riguarda la competenza europea, riguarda le sostanze attive, i principi attivi vengono adesso chiamati sostanze attive nella legge, però poi per l'autorizzazione dei prodotti sappiamo benissimo che i prodotti commerciali
vanno poi soggetti all'autorizzazione tal quale che è zonale per noi, rimane quella della zona mediterranea. E a questo aggiungiamo, voglio spendere una parola, finisco a breve, quello che sappiamo che è successo per tutti i neonicotinoidi, che hanno avuto una, come dire, una linea d'azione aggiuntiva a quella che era la revisione già in corso, perché c'erano stati i famosi casi delle morie delle api dopo la concia del seme di mais, e quindi fra il 2019 e sì, insomma, fine 2018 e inizio 2019 la Commissione europea ha fatto una serie di valutazioni sui neonicotinoidi. Di fatto quello che ci rimane è soltanto l'acetamiprid, perché anche il tiacloprid è stato vietato qualche mese fa, quindi l'unico neonicotinoide che viene ritenuto a basso rischio è l'acetamiprid, che infatti è un principio attivo che abbiamo anche nei nostri disciplinari per la difesa dell'agrumicoltura. L'European Green Deal, immagino che tutti avete seguito anche un pochino le polemiche di questi giorni, perché l'European Green Deal è ormai uno dei pilastri della politica europea dei prossimi anni. All'interno di questo European Green Deal c'è un importante documento che ha rilevanza per la difesa fitosanitaria, che è il piano d'azione per l'agricoltura biologica. Fra gli obiettivi dell'European Green Deal è quello di avere di puntare al 25% della superficie agricola europea condotta in regime di biologico. Ovviamente io qui non entro nella polemica, dice se aumentiamo la superficie in biologico riduciamo superficie, c'è bisogno di più superficie agricola utilizzata con tutti i problemi che abbiamo di suolo inquinato eccetera, però diciamo è una cosa sicuramente interessante, ma che ci devierebbe un attimo dal focus di questa sera. Comunque c'è quindi questo obiettivo 25% di superficie agricola in biologico, rispettando questa biodiversity strategy che c'è sempre all'interno del Green Deal, quindi le siepi, spazio da offrire a piante intorno ai campi coltivati per gli impollinatori, per i nemici naturali eccetera eccetera. E per quanto riguarda l'uso di pesticidi, l'obiettivo è veramente importante, quello della diminuzione del 50% entro il 2030. Come dicevo prima, l'Italia non sta messa male, perché ha già come dire, abbracciato un pochino questa linea, però ci sono ovviamente delle conseguenze che alla fine brevemente accennerò per passare poi la linea ai miei colleghi. Allora, chiaramente, dicevamo, tutte le impostazioni vanno fatte sul concetto, sulla base di lotta integrata, anche per quelle superfici agricole che non entreranno nel 25% dedicato al biologico. Quindi in ogni caso bisognerà pensare a impostare dei piani di lotta integrata, che per gli agrumi per esempio partono dalle classiche attenzioni, soprattutto per i fitomizi, alle potature, alla fertilizzazione, al controllo delle formiche che amplificano il danno di tutti i fitomizi, un pochino in particolare aphid e cocciniglie, e pensare per esempio a Fitis melinus con metodo inoculativo per aonidiella, oppure quelli che per anni abbiamo fatto anche con successo qua nella zona del Metapontino contro il planococco eccetera. Quindi tornare a valorizzare, semmai avessimo perso l'attenzione, con questi metodi prima di arrivare alla necessità di eventuali interventi. E in tutto questo, che è sicuramente una cosa importante e che fa bene a tutti, cercare di essere sempre più consapevoli nell'uso degli insetticidi, non bisogna trascurare il fatto, lo faccio con una vignetta per sdrammatizzare un pochino la questione, ma è oggettivo che in qualche caso noi abbiamo ancora bisogno delle molecole, quelle che ci rimangono,
delle molecole per aiutarci a controllare gli insetti in un contesto globale che è quello ovviamente di integrare una serie di interventi che si possono fare. E per esempio questa è la situazione adesso di quello che il nostro disciplinare di produzione può garantire per Auni dei Laurazzi. Utilizzo un esempio che ha a che fare ovviamente con l'agricoltura. Queste sono le uniche molecole che sono rimaste a disposizione dopo le varie scadenze. Quindi ovviamente hanno delle limitazioni d'uso in termini di numerosità e di altri interventi fatti, perché questo è solo un fitofago, ma ovviamente gli interventi si sommano sull'agroecosistema, quindi Fosmet, per esempio, uno sull'agrumeto, appunto, indipendentemente quanto, quando e per quale avversità è stato fatto, e così via pure per le altre molecole. Come dicevo prima, appunto, l'acetamidipid è l'ultimo, l'unico neonicotinoide ancora utilizzabile e rimasto nella farmacopea. Chiudo dando queste due parole che sono la mia interpretazione da entomologo, più che fitoiatra, ma non solo per l'agrumicoltura, questo è vero per tutte le altre colture. Dovremo sempre più abituarci a una difesa fitosanitaria flessibile e le capacità di interpretazione del tecnico diventano fondamentali, perché qui ho messo le scadenze, vabbè, alcuni di questi prodotti hanno una scadenza ancora lunga prima del rinnovo, però se allarghiamo il ventaglio a tutte le avversità e a tutti gli agroecosistemi, non solo agli agrumi, è chiaro che ci dovremo abituare che altre molecole scompariranno e che forse qualcun'altra nuova potrebbe arrivare, quindi dovremo andare sempre più verso un'agricoltura, una difesa fitosanitaria specifica, flessibile e soprattutto che metterà sempre più alla prova le capacità dei tecnici in campo. Adesso, se queste cinque molecole, per questo caso specifico, bastano, sono sufficienti, sono efficaci, lo chiediamo ai nostri altri relatori, a Carmelo Mennone e a Salvatore. E io vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Salvatore per questa non facile sintesi di un lungo excursus storico, che però poi tanto, tanto lungo non è, perché insomma eravamo sicuramente più giovani, ma c'eravamo quando si parlava 10 anni prima di quello che sarebbe successo 10 anni dopo, e spesso in agricoltura chi è preso dai mille impegni impellenti del campo poi non si ritrova improvvisamente in una situazione come questa, cioè spariscono gli esteri fosforici e come dobbiamo fare. E è un po' la situazione del cropifos, poi in realtà non è che è come la gestione biologica, ad esempio, che l'agrumeto insegna, non è che non ci fossero esperienze di gestione senza prodotti fitosanitari che sono, diciamo, che avevano i loro punti di forza nell'economicità, nella anche semplicità di utilizzo. Ma appunto passiamo all'aspetto più specifico con questa presentazione che è stata fatta a due mani, anche se si alterneranno il dottor Mennone dell'Alsia e il dottor Salvatore Leocata, e nella organizzazione abbiamo pensato ovviamente di parlare con più specificità ciascuno di loro due degli ambienti in cui maggiormente operano. In realtà la foto è, per par condicio, un clementinetto della Calabria che sta in mezzo alla Basilicata della Sicilia, ma appunto parleranno con maggiore riferimento a quelle che sono le realtà presso cui operano, e anche non replicheranno il trattare di alcuni fitofagi. Per cui passo subito la parola a Carmelo Mennone, che può condividere il monitor per la presentazione. Prego, Carmelo. Condiviso, si vede? Si vede Arturo? Ah, sì, perfetto, perfetto. Ok, intanto un saluto a tutti quanti i colleghi. Come diceva Arturo, se puoi alzare leggermente la voce. Sì, un attimo solo, che cosa? Un attimo solo. Mi senti ora? Sentite meglio? Io sì.
Stavo dicendo un saluto a tutti i colleghi, amici. Come diceva Arturo, abbiamo pensato con Salvo Leocata di organizzare, per evitare ripetizioni, focalizzare alcuni, io mi focalizzerò attenzione su alcuni fitofagi e lui su altri. No, io tratterò gli aspetti che riguardano un po' le euroidi. All'Euroidoidei, l'altro giorno ho partecipato, non 3 giorni fa penso, a un seminario fatto dall'ARPTRA, dove fu specificato anche questo. Parlerò delle esperienze fatte da noi per quanto riguarda la Rossa Forte, riprenderò un po' il discorso degli acari e infine qualcosa a livello conclusivo. Per cui cercherò di stare nei tempi. Arturo, se casomai ho qualche... diciamo 15-20 minuti di farlo. Velocemente... avvisami, dicevo. Velocemente passo alle rodidi. Noi abbiamo avuto, io ricordo quando ho iniziato il lavoro qui a Pantanello, il problema più grosso ce l'avevamo con la mosca bianca fioccosa degli agrumi, la Rotrixus floccosus, e devo dire che anche grazie all'attività dell'azienda all'epoca riuscimmo a introdurre in maniera inoculativa e devo dire anche con risultati il Cales Noachi. Il Cales Noachi che devo dire dopo i primi anni che ci diede un po' di problematiche in termini di problemi relativamente agli aspetti legati soprattutto all'addeprezzamento commerciale e alla fumagine che andava a riempire i frutti, in pratica rendere queste difficilmente commercializzabili, il resto solitamente, qui già un primo esempio ecco, di quello che diceva alla fine della flessibilità e capacità che diceva Salvatore Arpaia in precedenza, è stato un esempio questo che ci ha consentito di superare questo fitofago, che devo dire anche in maniera tranquilla, ecco. Certamente abbiamo ancora delle recrudescenze, abbiamo dei campi, però sicuramente non è più il fitofago che abbiamo avuto, io parlo di 20, circa oltre 20 anni fa, nel nostro territorio, per cui abbiamo, come dire, avuto la possibilità di controllarlo in maniera, diciamo, flessibile. Altre aloroidi che sono presenti nel nostro territorio e che devo dire questo, il dialerodicite è arrivato prima dell'aerotrix focosus e devo dire che negli ultimi 4-5 anni ha destato dei problemi nei nostri campi. Solitamente, Salvatore ce lo può insegnare, gli insetti sono così, nel senso che abbiamo dei momenti in cui questi effettivamente non danno grossi problemi, dei momenti di pullulazioni, sappiamo benissimo, per poi riequilibrare un po' diciamo, l'agroecosistema e conseguentemente diciamo, non avere più problemi dall'insetto. Però in questo caso abbiamo avuto grossi problemi, soprattutto li abbiamo avuti nella fase finale produttiva degli agrumi, allorquando, come dicevo prima, questi insetti caratterizzati da tante generazioni all'anno, 4, da 3 a 6 generazioni, e poi con la produzione di grosse masse di melata, nel primo caso grosse gocce nelle foglie, in questo caso anche abbastanza distribuita sulle foglie e sui frutti, tanto da imbrattarli anche sottoposti al lavaggio, non si sortiscono i risultati sperati in termini di pulizia del frutto. Altri due che si stanno affacciando, io 2 anni fa quando facemmo il consuntivo sugli agrumi accennai che quest'altra Aerodide, Paraerodes minei, che l'avevo visto in Calabria e l'abbiamo riscontrato anche da noi. Attualmente non sembra dare grossi problemi, anche perché se noi effettuiamo la lotta nei confronti delle cocciniglie ma anche degli altri Aerodidi, penso che teniamo diciamo abbastanza controllato. Però è stato segnalato anche da noi almeno da un paio d'anni e certamente ci darà, attualmente non ci sta dando i problemi. Un altro alerodide che è maggiormente presente in Puglia e diciamo in maniera un po' più diffusa negli agrumeti, soprattutto nella zona del Salento, laddove probabilmente è stato introdotto anche diciamo in maniera indiretta con l'arrivo di piante probabilmente infestate. Lì nel Salento c'era prima, ancora oggi c'è un buon vivaismo di piante ornamentali, probabilmente è stato introdotto e si è diffuso nei campi e con problemi, come dicevo prima, relativi soprattutto alla produzione di melata e imbrattamento dei frutti. Oggi qui in Basilicata lo si riscontra, dove lo riscontriamo solitamente? Lo riscontriamo principalmente
e ubiquitario, però riscontriamo soprattutto nei campi in cui non si effettuano interventi per altri fitofagi. Ciò significa che nel momento in cui noi effettuiamo degli interventi, che sia la cocciniglia, che sia altre mosche bianche che abbiamo visto o d'altro, certamente riusciamo a effettuare il controllo di questo insetto. Che vi posso assicurare, soprattutto quando distrattamente si passa da un giardino che ci sono delle piante di agrume probabilmente non trattate e troviamo presenza di fumagine, al 90% si tratta di questo insetto, perché si è insediato e laddove, come dicevo prima, non si effettuano interventi, produce i danni. Che sono simili un po' per tutti gli insetti che, diciamo, che producono melata, sostanze zuccherine su cui si insediano i funghi della fumagine. E abbiamo utilizzato anche come la flessibilità famosa di Salvatore, abbiamo cercato, qui ho riportato i disciplinari, ho detto prima Salvatore, ora faremo anche qualche accenno anche su questi aspetti legati ai disciplinari. La flessibilità in questi casi è anche di cercare di capire laddove quale sia il problema, la fumagine, e cercare di contrastare anche la fumagine. In parecchi campi in cui abbiamo trovato delle forti infestazioni di insetti che producevano melate e conseguentemente substrato ottimo per lo sviluppo delle fumagini, l'abbiamo controllato anche con gli interventi tradizionalmente antiparassitari nel caso della fumagine, cioè attraverso prodotti anche fungicidi che ci hanno consentito di tenere sotto controllo questo aspetto, perché poi probabilmente come questi insetti sui frutti, tranne i problemi relativi all'assorbimento di linfa, diciamo, il danno maggiore che determina è proprio sui frutti con l'imbrattamento da parte della fumagine. Come dicevo prima, esistono diversi nemici naturali, io ho parlato del Cales noachi, ma ne esistono tantissimi altri per quanto riguarda le altre mosche. Probabilmente sarebbe anche qui un aspetto importante, come noi facemmo tantissimi anni fa col Cales noachi, che come abbiamo fatto anche, come ricordava Salvatore Arpaio, per quanto riguarda il planococco degli agrumi, probabilmente sarebbe il caso di inserire anche nuovi insetti che vanno a controllare, parassitizzare o predare gli stessi insetti. Da un punto di vista antiparassitari, li ha ricordati Salvatore. Qui è un estratto di mosca alleurite fioccosa e mosca bianca degli agrumi. Intanto manca l'aerotrissi, questo è della Basilicata per intenderci, e l'ultimo approvato penso a febbraio-marzo 2021, e l'aerotrissus floccosus non è riportato. Per cui bisognerebbe, tra virgolette, pensare di eventualmente aggiungerlo, laddove nei campi comincia a verificare, soprattutto per un fatto molto importante, che se casomai noi abbiamo dei campi di agrumi che vengono abbandonati, capite benissimo che è il substrato ideale affinché si possa insediare. Cocciniglie, io focalizzerò l'attenzione sulla rossaforte. Rossaforte è un'attività che noi ormai conduciamo, iniziamo i primi lavori di studio del ciclo di questo insetto con Salvatore Arpaia, qui ancora presente qui all'Agrobios. È un insetto per cui, che è presente agli inizi della presenza, come tutti gli insetti, quando si è all'inizio della presenza suscita una serie di interessi, anche di allarme, nel senso che qualcuno l'ha mai visto presente, per cui effettuiamo degli studi, ora arriveremo anche a questi. I danni che produce li sappiamo tutti, e questo non è solo un danno relativo alla fumagine, in questo caso non c'è, ma è la deturpazione dei frutti con tanti individui che si vanno, le femmine che vedete a destra in questa foto, che si vanno a insediare, per cui deturpano i frutti, difficilmente si eliminano, probabilmente l'apparato succhiante va a determinare una rottura delle cellule olifere, per cui laddove si eliminassero rimane questo frutto con delle oleocellosi sulla buccia, e in più si aggiunge un altro aspetto. Sono degli insetti, come tutti i diaspini, che vanno ad insediarsi anche sui rami, e laddove non ci sia diciamo, un controllo veloce e repentino, può provocare la spaccatura dei rami e anche il disseccamento degli stessi. Tra le altre cose, ritornando sempre alla flessibilità, uno dei sistemi, e questo è un sistema ormai utilizzato, questa è un'altra foto fatta, riportata da spagnoli o americani, dove qualcuno, prima lo diceva anche la rossa di California, viene chiamata anche la cocciniglia rossaforte, proprio perché era particolarmente diffusa in quel territorio, dove hanno tollerato, vedete, questi frutti, anche alcune presenze degli stessi scudetti che si vanno a insediare sui frutti ai fini della commercializzazione. Dicevo, noi abbiamo, qual è l'aspetto importante? E qui è la capacità.
la capacità è principalmente il monitoraggio. Io vorrei portare l'attenzione sul monitoraggio, devo dire molto difficile. Quando con Salvatore tentammo di cominciare a parlare, diciamo, a validare i primi modelli previsionali per il controllo di questo insetto, noi mi ricordo benissimo che nonostante una massa notevole di vegetazioni che noi andavamo a prelevare nei campi per verificare la presenza di questo insetto, vi posso assicurare che era difficile trovare le neanidi per capire un po' come si muovesse, come il tempo di schiusura delle stesse, cominciare a capire come potessimo applicare i modelli previsionali. Per cui il monitoraggio è fondamentale, perché verifichiamo la popolazione e per cercare di attuare il controllo. Qui ho riportato un dato degli ultimi 8 anni. Noi abbiamo, questo è il dato dello stesso campo in cui noi abbiamo delle trappole che osserviamo ormai da tanti anni e dove abbiamo verificato che cosa? Un cambiamento, un mutamento del comportamento di questi insetti. Probabilmente qui c'è un altro aspetto importante che è andato a inficiare o comunque a condizionare il ciclo di questo insetto, che è gli andamenti climatici. Io, grazie anche all'ausilio del collega Scalcione, che mi ha fornito dei dati. Noi abbiamo il Servizio Agrometeorologico Lucano che da tantissimi anni ormai ha dei dati abbastanza precisi in Basilicata, sugli aspetti agroclimatici. Beh, noi abbiamo riscontrato, solitamente noi avevamo, a differenza di altri areali, quale quello siciliano un po' più caldo del nostro, avevamo solitamente il grosso picco di luglio, che è quello probabilmente fondamentale ai fini del controllo, però in alcune annate cominciamo a verificare, come è successo, succedeva anche sentendomi e confrontandomi con i colleghi siciliani, succedeva in Sicilia che dei picchi a maggio. Vedete, più o meno il picco era più nella stessa, diciamo, seconda decade di maggio principalmente, e in alcuni anni con dei picchi e con delle catture anche significative. Vedete il 2014, lo vediamo anche qui nei tre grafici che riportano tutte, diciamo, queste annate. In alcune annate, vedete il primo picco in questi 8 anni di osservazioni, e nelle ultime 2 annate, compreso quest'anno, vi posso dire, non stiamo catturando granché di insetti. Questo a testimonianza che probabilmente le condizioni ambientali, solitamente, come dicevo prima, valutando i dati col SAL, nelle annate con un inverno più rigido probabilmente si è avuto una minore accumulo, diciamo, l'insetto è stato un po' più bloccato e conseguentemente abbiamo avuto meno catture. Nelle annate invece con clima più mite abbiamo avuto de delle significative catture, non tanto come ore fabbisogno in freddo, ma come estreme termiche, nel senso nel senso di temperatura al di sotto dello zero. Il secondo picco, dicevo, è quello importante. Un aspetto importante del secondo picco da dire è che cosa? Che noi abbiamo avuto delle grosse catture i primi anni, non si riusciva a leggere. 10.000, vedete, nelle trappole che noi utilizziamo, solitamente sono le californiane, non si riusciva a leggere. Abbiamo fatto delle stime probabilmente. Via via, vedete, negli anni è diminuito. Tra il secondo e il terzo picco, che si verifica solitamente a settembre, noi abbiamo visto che solo in un anno abbiamo avuto un picco di settembre superiore a quello di luglio. Però negli altri anni, vedete, più o meno si è comportato più nella stessa, diciamo, meno a settembre, più a luglio. Quali sono qui, anche qui, una serie di aspetti da considerare? Vedete, qui riprendiamo tutti i prodotti che sono disponibili e che sono, diciamo, le sostanze attive disponibili. Noi lanci di Aphytis ne abbiamo effettuati in Sicilia, hanno fatto delle esperienze. Devo dire che con l'ausilio del monitoraggio e soprattutto il corretto posizionamento degli interventi, che solitamente noi li effettuiamo a cavallo della seconda decade di luglio fino ad agosto più o meno, abbiamo contenuto, e i dati anche delle catture viste negli anni, abbiamo avuto un contenimento di questo insetto. Certamente sono prodotti differenti, nel senso che ognuno di questi prodotti, e qui alla fine dirò qualcosa, ha un meccanismo di azione. Non sono tutti esteri fosforici, e anche il solo estere fosforico che abbiamo a disposizione qui non è probabilmente uno di quelli, diciamo, storicamente di prima scelta, chiamiamo, ecco, in questa maniera, per il controllo delle cocciniglie. Hanno dei meccanismi di azione totalmente diversi, per cui sono abbastanza tecnici e vanno saputi
utilizzare. Il problema grossissimo che si ha, che se voi avete fatto caso negli altri interventi, nelle altre slide, che molti prodotti si ripetono. Cioè noi abbiamo spesso la necessità di effettuare gli stessi trattamenti con gli stessi prodotti su più fitofagi, anche se nei disciplinari di produzione integrata, che sapete benissimo, che sono appannaggio di chi sceglie di fare agricoltura integrata volontaria, aderisce ai sistemi, diciamo alle misure agroambientali previste dal piano di sviluppo rurale, certamente è difficile venirne a capo, diventa veramente molto 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 difficile. Passiamo agli acari, riprendo velocemente un discorso che ha detto Salvatore, si ripete un po', cioè noi gli acari, io da circa oltre 25 anni che faccio questo lavoro, noi non avevamo quasi mai problemi di acari, probabilmente l'introduzione di alcuni classi di prodotti utilizzati anche in maniera probabilmente solo quelli, non avevamo più la possibilità di averne degli altri, o comunque dei prodotti a forte potere abbattente che comunque andavano a eliminare anche quegli insetti, soprattutto quegli acari utili che ci consentivano di controllare e tenere sotto controllo le popolazioni di acari dannosi, probabilmente questo è stato il problema dell'emersione di questi danni d'aragnetto. Il panonicus che provoca queste argentature, queste bronzature sulle foglie e sui frutti, poi abbiamo il tetranicus, vedete qui alcuni esempi di uova, che produce queste macchie giallastre, se voi andate poi a controllare troverete il fitofago in diversi stati di sviluppo. Solitamente il primo attaccava le arance, solitamente, e il secondo il clementine, in alcuni casi invece io qualche anno fa ho trovato un attacco fortissimo di panonicus su clementine e alcuni di tetranicus arance, nel senso che solitamente prima noi vedevamo che erano destinate il primo alle arance, il secondo alle clementine, ora invece attaccano entrambe più o meno i gruppi di specie. Questi sono altri danni sui frutti e quant'altro. E questi sono, riprendiamo sempre il discorso dei disciplinari, qui devo dire che siamo abbastanza coperti, cioè sugli acaricidi non abbiamo grossi problemi secondo me, perché ci sono diverse molecole, possono essere alternate, nel senso che qualora ce ne siano alcune che possono dare dei fenomeni di resistenza, come diceva Salvatore prima, che sono, si possono tranquillamente verificare, abbiamo delle sostanze diverse, diverse modalità di azione, soprattutto che vanno a colpire diversi stati di sviluppo del fitofago, che ci consentono di tenerlo abbastanza a bada. Un aspetto che ci siamo scordati, che spesso è probabilmente forse uno dei motivi, diciamo, maggiormente negativi per l'eliminazione del clorpirifos. Oggi noi non abbiamo alcuna sostanza attiva registrata per gli agrumi che possa determinare e abbattere il problema delle formiche, che può sembrare un po' un problema. Allora diceva, se noi andassimo indietro, vedete, se voi notate, tra tutti, soprattutto per gli acari, ma anche per altre cocciniglie, bisogna, vedete, lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Cioè le formiche sono un veicolo e un vettore importantissimo per tutte le cocciniglie e per moltissimi insetti, lo diceva anche Salvatore prima, però ad oggi noi abbiamo l'unico aspetto che possiamo, sono queste barre collanti, che vi posso assicurare, le formiche sono grandissime lavoratrici, probabilmente nel giro di poco tempo le superano tranquillamente e continuano il loro percorso nelle parti alte della pianta. Vedete, questo è l'estratto del disciplinare di produzione integrata delle formiche previsto dalla regione Basilicata, e come dicevo prima non c'è alcuna sostanza se non queste sostanze collanti da sistemare. Altrimenti, vedete che è un danno non solo nelle piante adulte, c'è un danno, ma è soprattutto sulle piante giovani, perché hanno la capacità di erodere e di mangiare i germogli e conseguentemente avere un grosso danno. Infine chiudo e poi mi avvio alle conclusioni. E un'ultima, speriamo che è giusto per aprire una parentesi sulla eliminazione del clorpirifos, questo è il Delotococcus abere, il cotonello del Sudafrica in pratica, che sta creando problemi in Spagna notevoli. Considerate che in Spagna è presente da oltre 12-13 anni, introdotto dall'Africa, Sudafrica, probabilmente insomma dei paesi africani, e che è stata oggetto, il Parlamento spagnolo, oggetto di una divisione politica per riammettere all'uso il clorpirifos, il metile in questo caso, che ci consente, che se a detta di alcuni ci consentirebbe di tenere a bada questo insetto, che è un cotonello, è simile al nostro cotonello, però provoca dei danni molto molto superiori, perché non è solo un dato relativo alla cascola, che vedremo ora, sicuramente Salvo ne parlerà dei frutti, ma soprattutto alla deformazione, alla cascola preraccolta dei frutticini in questa fase.
Io ho concluso un po' gli aspetti. Il Colpivus, come tutti i prodotti che hanno un forte potere abbattente, si potevano con i Colpivus risolvere situazioni critiche, come spesso può succedere, perché non è detto che l'elasticità, la flessibilità, è che spesso le cocciniglie non sono, grazie a Dio, molto mobili, ma possiamo avere delle zone di campo maggiormente infestate. In quelle zone probabilmente noi dobbiamo dirigere, diciamo, l'attenzione e gli interventi. Come dicevo prima, per alcuni fitofagi non sono previste sostanze attive, alcuni fitofagi mancano proprio, abbiamo visto la Rotrixus, bisogna pensare di inserirli. Rischio resistenze per basso numero di sostanze attive disponibili, lo dicevo prima, noi abbiamo delle sostanze che anche se limitatamente a massimo 2 interventi, però sono utilizzabili per gli afidi, per le cocciniglie di diverso tipo, per le mosche, e capite benissimo che dobbiamo cercare di a trovare un equilibrio in maniera tale, come dicevo 2 anni fa, di non effettuare alcun trattamento per alcune fitofagi, mi riferisco agli afidi, che non li ho manco menzionati, proprio per evitare di bruciarci, tra virgolette, quelle possibilità di sostanze che abbiamo nel controllo di altri fitofagi più importanti. Bisogna mettere a punto dei protocolli per le nuove sostanze disponibili. Come dicevo prima, le nuove sostanze sono diverse rispetto a quelle storicamente presenti, ne abbiamo diverse di nuove. Hanno dei meccanismi, delle modalità d'azione notevolmente diverse, probabilmente non possono essere utilizzate alla stessa stregua di quelle di un Colpirifos o anche sostanze similari che hanno un grosso potere abbattente. Probabilmente il monitoraggio e un approccio al controllo ci può aiutare, dobbiamo seguire i cambi, ma dobbiamo seguirli per bene, nel senso che bisogna sistemare le trappole, bisogna verificare la presenza degli individui, quantificarli, quanti ce ne sono, e in base a questo anche stabilire le famose soglie che sono previste per gli insetti. Un aspetto importante che ci potrebbe dare una mano, lo dicevo 2 anni fa, è questa nuova frontiera che ritengo che sia un aspetto importante, quella delle attract kill. Io leggevo in Spagna che ormai attract kill significa ha degli attrattivi che sostanzialmente sono da feromoni, che additivate con degli insetticidi attraggono gli insetti, in questo caso gli adulti, e ne determinano diciamo, il controllo. Ed è probabilmente una modalità a basso impatto ambientale, perché comunque noi non immettiamo e non effettuiamo interventi parassitari, sicuramente sui frutti non avremo residui, e probabilmente ci consentirà di gestire al meglio la difesa integrata dell'agrumeto. Io spero di essere stato nei 20 minuti. Arturo, poi alla fine, se ci sono delle domande, casomai 21 minuti precisi, mi sono cronometrato. Ci sono delle domande? Vuoi Sì, sto riprendere? rimbendo. Ecco qua. Eccoci. Perfetto. Sì, Ci sono delle grazie. domande, dicevo, alla fine. Precisissimo, infatti, mi sono stato zitto. Io direi che sarebbe il caso di completare questa presentazione con il dottor Leocata, così poi possiamo aprire un po' la discussione e magari abbiamo anche il tempo per sicuramente delle interessanti sollecitazioni o domande che potranno venire da chi sta partecipando. Quindi inviterei il dottor Leocata a condividere il suo schermo. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Grazie di nuovo per la tua disponibilità, perché è un periodo di forte impegno un po' per tutti, soprattutto per chi come te sta molto sul campo. Prego. Buonasera di nuovo a tutti, ringrazio sinceramente Arturo Caponero per l'invito rivoltomi a partecipare a questo webinar e approfitto per esprimere anche un profondo apprezzamento per la incessante opera che lui e il gruppo Alsia conduce incessantemente a livello di divulgazione su tutte le problematiche di interesse comune a livello agricoltura. La provocazione del dopo Colpirifos la prendo appieno e inizio subito a trattare, un attimino, vediamo perché non va avanti. Io Scusatemi. vedo andarlo avanti, adesso c'è scritto nel 2003 la Commissione europea revisionava. Sì, un attimo non riesco a chiudere la videata di sopra. Scusate. Allora,
probabilmente hai una modalità di presentazione per cui il problema ce l'hai tu, ma noi vediamo bene. Ok, quindi parto dal dire che ho accolto con piacere questo invito perché proprio nel 2003, quando era in corso avviata la revisione di tutte le sostanze attive a livello europeo, c'era il problema inverso. Si cercava di difendere il clorpirifos per i vantaggi che aveva e all'interno di una collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Era stato organizzato a Catania un incontro con i componenti della commissione del paese rapporteur, che era la Spagna, che doveva valutare le possibilità di mantenere il clorpirifos. E all'interno di questo convegno fu invitato a presentare una relazione che esplicava le importanti funzioni che si riteneva avere del clorpirifos per la nostra agrumicoltura. E questi erano tanti di quei benefici che si attribuirono al clorpirifos. Ho sfruttato, diciamo, questo invito perché appunto avevo approfondito e ho seguito sempre molto lo sviluppo di questo prodotto e su questo baso la mia relazione. Per cui sappiamo che il clorpirifos era stato sempre principalmente utilizzato per il controllo delle cocciniglie, partendo dai coccini, quelli più diffusi, come potete ben vedere. In qualche caso, prego di scusare se c'è qualche esperto entomologo, se i nomi non sono sempre perfettamente corretti, ma i vari autori talvolta usano delle definizioni diverse per cocciniglie diverse. Queste sono le principali, i coccini, sappiamo quali danni normalmente fornivano, ma fondamentalmente alla fine si trattava di un deprezzamento dei frutti a causa delle fumaggini. Nel passato, clorpirifos era ritenuto insieme ad altre molecole di sintesi uno dei prodotti molto attivi, e per la verità su questo gruppo di cocciniglie non era esattamente il più attivo, ma si faceva, come si vuol dire, rispettare. L'olio minerale era utilizzato con successo in applicazioni sia estive che invernali, ma il controllo biologico purtroppo dava poco aiuto. Qualche raro caso di parassitizzazione nativa in un campo, soprattutto dovuta a Scutellista cianea. Oggi l'utilizzo della lotta integrata ha fatto sì, e i principi della lotta integrata, ha fatto sì che diciamo, la necessità di interventi specifici su tali fitofagi si è ridotta notevolmente. La parassitizzazione naturale comunque contribuisce in qualche modo a mantenere un equilibrio e si registrano solo rarissimi interventi con molecole di sintesi o su sei essenzia o sul ceroplaste, mentre nessun intervento sull'Hesperidum e il Pseudomagnoliarum, in quanto, come sappiamo, colonizzano solamente a spot, solo delle piccole o grandi branchie, ma assolutamente in modo limitato. L'olio minerale continua a fare il suo buon lavoro, utilizzato o in estate o in inverno, e con i nuovi composti tipo paraffinici, che sono più leggeri da poter utilizzare anche in condizioni diverse. Le colegole ammesse all'uso, e appositamente parlo di ammesse all'uso in quanto dotate di autorizzazione del Ministero della Salute, e non necessariamente incluse nei disciplinari di produzione. Come vedete, c'è una certa scelta, ma ormai assolutamente ridotta al lumicino. In ultimo, l'alfa cipermetrina, che dovrebbe essere esclusa il 31/12/21, ma qualcuno dice che questa data è stata anche addirittura anticipata. Per quanto riguarda il disciplinare di produzione integrata su queste cocciniglie, vediamo che sono permessi solamente olio di arancio dolce, olio minerale bianco, fosmet, pirifroxifen e sfirotetamat. Ho specificato ciò che dice il disciplinare di produzione integrata perché fino a qualche tempo fa, magari un paio di annetti, la grande disponibilità, forse anche qualcuno in più, la grande disponibilità di molecole attive faceva sì che c'erano delle differenze tra i vari disciplinari, in cui magari qualche regione vedeva meglio un prodotto piuttosto che l'altro, e quindi il disciplinare di produzione integrata nazionale permetteva di avere delle scelte differenziate, per cui talvolta a livello di commercializzazione i distributori preferivano, diciamo, seguire delle linee imperniate su un disciplinare nazionale piuttosto che quello della Regione Sicilia. Ma vedremo dopo. Come abbiamo visto, i disciplinari di produzione integrata prevedono delle caratteristiche particolari che, come abbiamo visto, sono specificate, ma cosa assolutamente da fare attenzione è quella sulle note e limitazioni d'uso, per cui nonostante ormai siano poche le molecole a disposizione, per ciascuna di esse abbiamo una serie di limitazioni per cui nel contesto della difesa generale diventa veramente difficile districarsi con scelte oculate.
L'altra categoria sono quelle dei diaspini, in particolar modo parlatoria nera e grigia, che colonizzano per lo più foglie talvolta, ma che poi creano i danni sui frutti. Nel momento dell'invaiatura sono più visibili, ma alla fine, in fase di maturazione, il tutto si traduce alla presenza sul frutto degli scudetti, che li deprezza commercialmente. Similmente succede per i limoni con la cocciniglia bianca. Anche per cui poi ulteriormente abbiamo le cocciniglie a virgola, anch'esse ormai non tanto rappresentate, e che normalmente anche loro creano danni sul frutto con la presenza degli scudetti e in casi particolari con forti attacchi che possono colonizzare anche le foglie, creando defogliazioni. La disponibilità al solito di molte molecole di sintesi che c'era prima adesso non c'è più, erano reputate più o meno efficaci, ma certamente il clorpirifos su queste cocciniglie era reputato come il più efficace. Il controllo comunque risultava difficile, in quanto è difficile individuare il momento più idoneo per il trattamento, in quanto l'attacco diventa visibile tardivamente quando molti individui hanno già colonizzato i frutti e quindi è difficile ritornare ovviamente indietro e farli staccare. L'olio minerale aveva già un certo uso, mentre il controllo biologico aveva degli effetti assolutamente irrilevanti. In questo caso non ci ha aiutato tanto l'adozione dei disciplinari di lotta integrata per quanto riguarda questo tipo di cocciniglie, e lamentiamo sicuramente la mancanza di feromoni specifici per posizionare correttamente i trattamenti. Rimane comunque difficile individuare il momento più idoneo, e comunque non abbiamo novità per quanto riguarda il controllo biologico. Le molecole ammesse all'uso sono un certo numero, ma quelle previste dal disciplinare di produzione vegetale, a parte l'olio di arancio dolce o minerale, sono solamente il piriproxifen e il fosmet, devo dire stranamente, in quanto anche le altre molecole potrebbero essere molto interessanti. Il disciplinare nazionale non mostra differenze rispetto a quello siciliano. Della cocciniglia rossa forte ne ha parlato il collega Mennone, quindi a parte i danni che conosciamo bene fino ad arrivare a quelli più estremi, non ci sono grandi differenze. Anche qua il clorpirifos era ritenuto il più efficace prodotto, e via via si sono utilizzate ulteriori possibilità d'uso anche con gli oli, anche attivandoli. Il controllo biologico anche in questo caso naturalmente non era rilevante. Determinante anche in questo il monitoraggio delle popolazioni e via discorrendo. Una cosa sicuramente rilevante è che proprio recentemente si stanno iniziando a diffondersi l'utilizzo dei metodi di controllo biologico tramite Fitis Melinus, che in Sicilia inizia ad essere utilizzato con una certa frequenza, ma soprattutto lo studio di tecniche di confusione sessuale, e proprio adesso è stato registrato autorizzato in via di uso emergenziale, quindi i 120 giorni, un prodotto, il Checkmate CRS 2021, utilizzandolo proprio per la confusione sessuale della cocciniglia. Queste sono le molecole ammesse all'uso, e questo è ciò che prevede il disciplinare di produzione. Il fatto che il disciplinare preveda tutte le 5 molecole oggi utilizzabili per il controllo della rossaforte ci dice come ancora, almeno in Sicilia, questo parassita è ritenuto ancora veramente estremamente importante. Passiamo al cotonello. Varie specie, ma sicuramente quello più diffuso, il cotonello degli agrumi, che a tutti i titoli oggi può essere considerato un insetto chiave per quanto riguarda le varietà adesso più suscettibili. I danni principali sono dovuti alla cascola di frutticini, che normalmente viene assolutamente sottostimata. Le neanidi si vanno a posizionare sotto la rosetta del frutto, causandone una abscissione precoce che normalmente viene confusa con la normale cascola del periodo post allegagione. Ci sono poi la comparsa di melate e ammassi cerosi, per passare poi alle fumaggini, alla cascola pre-raccolta, e soprattutto a un problema legato al fatto che la presenza delle colonie di cotonello attraggono la tignola rigata, il Cryptoblabes nidiella, le cui larve forano velocemente il frutto, causandone successivamente la cascola. Relativamente al controllo, il clorpirifos era assolutamente il prodotto più utilizzato, sia per la tensione di vapore, soprattutto della formulazione clorpirifos metile, che poi alla fine anche per la lunga persistenza. Quindi grazie a queste sue caratteristiche si riteneva come un prodotto assolutamente affidabile, quindi in casi particolari significava un'applicazione di clorpirifos metile, un effetto risolutivo. Negli ultimi anni però
si è registrata un'evidente riduzione di efficacia e quindi si è sempre più ricorso alla formulazione etile, più efficace ma più persistente, talvolta addirittura ripetuta più volte e talvolta anche in miscela con olio, comportando seri problemi negli ultimi anni di residui nei frutti e conseguenti contestazioni. Il controllo biologico è molto efficace, ma non ancora tanto diffuso. Ma bisogna considerare anche che i nemici naturali mostrano effetti rilevanti spesso sottovalutati. Le molecole ammesse all'uso sono quelle che vedete e il disciplinare di produzione fondamentalmente ne prevede tre, a parte l'utilizzo di insetti utili, l'olio minerale bianco e l'olio d'arancio dolce, e poi acetamipride, spirotetramat e sulfoxaflor. Disciplinare di produzione integrata ha la stessa linea. Per quanto vedete, il controllo biologico è assolutamente basato sulla distribuzione di entomofagi che vengono allevati e che sono molto attivi, il Leptomastis dactylopi e il Cryptolemus montriuzeri, che hanno delle criticità come metodologia. Infatti talvolta non sono disponibili al momento giusto, e qua bisogna riferirsi, e non ci addentriamo in questi discorsi, sull'efficienza di alcune strutture pubbliche o magari la possibilità di rivolgersi a privati. C'è una certa ritrosia delle aziende di grandi dimensioni a gestire problematiche di consegne, di distribuzione accurata e conseguentemente di manodopera, e non c'è ancora accettazione di una certa percentuale di danno sui frutti che il controllo biologico deve comunque tenere in conto. Per quanto riguarda il controllo integrato, dobbiamo certamente lamentare la mancanza di molecole molto efficaci. Non c'è dubbio che al momento ciò che abbiamo a disposizione non risolve i problemi. In molte condizioni si è costretti a fare due, talvolta anche tre, trattamenti. Praticamente poi non è neanche utilizzato il monitoraggio delle popolazioni tramite i feromoni, cosa che ci permetterebbe di effettuare dei trattamenti ben mirati trattandosi di prodotti molto tecnici. In più, ritengo che sia fondamentale il fatto che ci sia una mancanza di esperienza sul controllo delle popolazioni invernali, che dovremmo mirare o che dovremmo degnare sicuramente di più interesse. A questo proposito voglio specificare che sono in corso delle esperienze pilota per la valutazione di effetti di trattamenti molto anticipati con nuove molecole al fine di contrastare proprio la prima generazione del cotonello. Sono dei risultati preliminari e sono necessarie certamente delle conferme. E questa occasione mi è preziosa per riferire a un evento che, come dire, succede relativamente al fatto che gira sui social un video in cui io espongo i risultati preliminari di alcune esperienze fatte in campo, a seguito del quale, e sono risultati positivi, ma a seguito del quale sono stati consigliati a sprombattuto trattamenti presupposti miracolosi contro qualsiasi cocciniglia da effettuare con certi prodotti nell'agrumeto. Mi permetto di dire che è una scelta sconsiderata, che sono assolutamente necessarie ulteriori conferme proprio a mantenere la preziosa attività di quei pochissimi prodotti di principi attivi di cui oggi ancora disponiamo. Per quanto riguarda il controllo integrato, sono già allo studio delle tecniche di confusione sessuale. Per quanto riguarda la lotta biologica utilizzata nell'integrato, bisogna considerare che essa non permette improvvisazioni. Sono necessari contratti di fornitura, pianificazione dei lanci, controllo fondamentale delle formiche e tenere in considerazione la presenza e l'attività di entomofagi indigeni che sono spesso molto ma molto attivi, e mi riferisco a Scimnus, Anagyrus pseudococci e Leptostridea abnormis. Voglio riferire anche di esperienze proprie della produzione biologica, citando come fonte il collega Francesco Ancona di Agrinova Bio 2000, che ritengo un antesignano della lotta biologica in agrumicoltura in Sicilia e non solo, secondo cui esperienze di molti anni di adozione di metodologie di produzione biologica, quindi non di lotta biologica nell'ambito dell'integrato, che è cosa molto diversa, queste sembrano indicare che nel tempo le infestazioni di cotonello, così come per la rossa forte, regrediscano tanto da non costituire più una problematica determinante per la difesa in agrumeto, aggiungo biologico. E ciò adottando lanci accurati di Leptomastix dactylopi, di Cryptolemus montruzeri, contrasto alle formiche, utilizzo di oli, di corroboranti e simili, quali sali potassici, di acidi grassi, sapore molle e altri che sono già oggi oggetto di interessanti studi. A questo proposito,
mi fa riferimento a degli studi attualmente in atto, come vedete, l'Università di Trento, la Fondazione Edunmac, altre associazioni, il CIEAM, che hanno avviato degli studi per poter eliminare gradualmente l'olio paraffinico dal controllo dei parassiti, quello che veniva ritenuto un pilastro della difesa nel biologico. Oggi invece non è più tale, in quanto diversi studi approfonditi stanno dimostrando gli effetti negativi dell'olio su tantissimi insetti utili presenti nell'agrumeto. Studi approfonditi anche su altre strategie, ma a titolo di esempio, quali studiare gli effetti dell'olio essenziale, gli estratti di clitoria ternatea o addirittura di controllo vibrazionale, non sono studi però al momento rivolti agli agrumi, indicano come questo è assolutamente un fatto di importanti studi che già si stanno avviando. Parlerei adesso degli studi, degli usi cosiddetti minori, riferendosi al precedente uso di clorpirifos. Parlo soprattutto adesso delle formiche. Tante specie presenti, chi dice più una più l'altra, ma insomma le abbiamo sempre accoppiate alla presenza di insetti omotteri sugli agrumi. Quindi assolutamente per il cotonello, ma iniziano la stagione sugli agrumi con gli afidi e poi continuano via via con tutte le altre specie di cocciniglie che producono insetti che producono melata, quindi anche gli aleurodi ovviamente. Ultimamente abbiamo visto però che sono molto comunque le formiche interessate a indagare nelle gallerie della Phylloxnisus citrella, la minacitrice serpentina, in quanto interessate agli escrementi che essa lascia. Per quanto riguarda i danni, abbiamo danni indiretti che sono, come abbiamo più volte sentito, protezione e diffusione di insetti fitofagi, più tutti gli altri che si rivolgono come danni alle piantine più giovani, sia nei tessuti più giovani che in quelli più adulti e addirittura anche nell'erosione di foglie e quindi anche di frutticini. Il clorpirifos era assolutamente ritenuto il prodotto più efficace sia nell'utilizzo in granuli che nell'utilizzo come irrorazioni, grazie alla sua lunga persistenza quando applicata al tronco, al terreno e direttamente sui formicai, anche se venivano utilizzati altri prodotti quali esteri fosforici, carbammati e piretroidi, oggi praticamente tutti scomparsi. A causa del loro costume di proteggere efficacemente, adottare cotonello, cocciniglie e altri insetti omofagi, come avevamo detto, qualsiasi strategia di controllo dei fitofagi deve comunque tenere in considerazione le formiche. Nessun vero metodo di lotta biologica è disponibile, quindi mi sono molto spesso soffermata a guardare delle splendide lucertole sulle piante di agrume, sperando di vederle mangiare afidi, tripidi e magari formiche, ma sembra che invece si godano il sole in questo spettacolo di contesto. Il controllo delle formiche non si riesce a fare tramite le fasce di lana di vetro come inizialmente qualcuno pensava, perché esse non risultano efficaci. Vengono quindi utilizzate delle fasce collanti di diverso genere, come vediamo in questo caso, in un caso sfruttando del normale scotch da imballaggio cosparso di colla, oppure usando delle vere e proprie bande biadesive che vengono specificamente utilizzate sulle piante piccole. Sono le piante piccole certamente quelle da proteggere di più, in quanto sulle piante grandi direttamente i danni sono inferiori, ma su quelle piccole sono certamente fondamentali. Per quanto riguarda le fasce, colgo l'occasione per ribadire che non riescono minimamente a impedire la risalita delle lumache sulle piante. Quello che oggi invece sta trovando grande diffusione sono proprio le esche avvelenate, di cui non troviamo traccia da nessuna parte, né disciplinari né nei prodotti registrati, ma è ciò che assolutamente in larga misura oggi viene utilizzato per difendere i nuovi impianti. Sembra proprio non ci sia altra soluzione. Allo studio sono sistemi attrattivi con esche. Questa è una normalissima trappoletta per formiche di uso civile, per capirci, quella che si mette dietro il frigorifero in cucina. Queste invece sono degli esperimenti, delle nuove valutazioni con trappole da usare in campo con attrattivi, ma hanno tutte difficoltà applicative. In ogni caso non abbiamo alcuna possibilità di intervento immediato qualora ci trovassimo in situazioni di difficoltà nei confronti delle formiche. Per il controllo, come ha già detto il collega Mennone, non c'è alcuna molecola ammessa all'uso da parte del Ministero della Salute specificamente per le formiche. I disciplinari di produzione, come abbiamo già visto, pur dando delle indicazioni, parlano solo di sostanze collanti.
È interessante però notare, come già sottolineato Carmelo Mennone, che per tutte le cocciniglie, gli afidi, gli eleroditi, i criteri di intervento suggeriti riportano sempre lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Non si capisce quindi come mai nessuno studi niente da poter utilizzare contro le formiche se ormai tutti riconoscono questo ruolo fondamentale nella difesa integrata degli agrumi. Altro parassita è lo zeorrico, che conosciamo per le erosioni che provoca sulle foglie, ma ancora maggiori danni sulle piantine piccole, per le quali è veramente un castigo di Dio se non si interviene in maniera assolutamente precoce per contrastare i danni che esso crea. L'insetto si ripara o nelle zolle del terreno all'interno delle protezioni dei tronchi, e anche qui il crocifisso era ritenuto certamente il prodotto più efficace, per cui sono 2 anni che ricevo continuamente sollecitazioni su consigli da poter dare sul controllo di formiche o di oziorrinco per quanto riguarda la scomparsa, diciamo così, del crocifisso. La lotta biologica non è utilizzata, anche se qualcosa, diciamo così, ci sarebbe da poter utilizzare, ma soprattutto perché l'applicazione al tronco di una fascia di lanone di vetro risolve completamente il problema dell'oziorrinco. Nessuna possibilità di intervento immediato rimane comunque per controllarlo, per cui immaginando di operare in aziende di vaste dimensioni in cui si piantano 10.000-15.000 piante tutte in una volta, è veramente problematico riuscire a star dietro a posizionare la fascia di lana di vetro con un ritmo tale da proteggere le piantine da eventuali attacchi immediati assolutamente frequenti subito dopo l'impianto. Altro problema sono i tripidi. Nelle varie specie, Eleotrips hemorrhoidalis, Pezzotrips schellianus, questo è l'hemorrhoidalis, ma l'altro, il Pezzotrips è comunque scuro, la franchinella è più chiara. Si posizionano prevalentemente all'interno del calice dove rodono i tessuti creando dei danni. Sono quelli tipici che noi vediamo sui frutti quando sono ancora verdi in queste situazioni, e tipicamente quando colora il frutto è questo il sintomo, che comunque può avere delle sfaccettature diverse in considerazione delle varie possibilità e attività che l'insetto svolge all'interno del fiore o del frutticino. Troppo spesso però questi sintomi sono confusi con delle scaricature dei frutti che comunque sono dovute a vento. Quindi nulla a che vedere hanno questi sintomi che vi sto mostrando con ciò che riguarda l'attività dei tripidi, ma spesso vengono scambiati per tripidi quando a maturazione gli agricoltori trovano questa tipologia di frutti, di danni sui frutti maturi, tutti i tipi di frutti, tutte le varietà, compresi i mandarino simili e il limone. Mi permetto, per chi avesse piacere, suggerire la consultazione di questo studio che è stato fatto, il piacere di aver condotto con il collega Luigi Pasotti, storico animatore del CS siciliano, e dal dottore Giancarlo Perrotta, dottore di ricerca in entomologia, sulle correlazioni tra l'entità del vento in alcuni anni e in diverse, notevoli, molte areali, mettendo in coordinazione l'entità del danno agli eventi di vento e alla superazione di tali eventi, al superamento durante tali eventi di soglie di vento ritenute già possibili danni. Ovviamente il redattore, ottimisticamente parlando, aveva levato il punto interrogativo pensando che il testo volesse dire che noi riusciamo a prevenirle, ma in realtà il senso del testo era, diciamo, un po' abbastanza diverso. Infatti si rimarcava il fatto che la causa principale spesso è proprio il vento. Il controllo dei tripidi è difficile per il brevissimo periodo di presenza evidente, le difficoltà di valutazione dell'entità dell'attacco e soprattutto per il mancato utilizzo di trappole conotopiche che ci potrebbero aiutare a posizionare i trattamenti. Le molecole ammesse all'uso sono solamente azadiattina e olio di arancia dolce, e la stessa cosa riportano i disciplinari di produzione. In ultimo, giusto un accenno sulla mosca della frutta, in quanto comunque, dico, questi sono i danni che noi conosciamo, soprattutto dovuti a danni indiretti per le attività da ovopositore, anche se nei mandarino simili e nelle arance a maturazione avanzata le larve possono avere attività trofica propria e creare danno diretto. In realtà poi i danni sono più indiretti, impossibile la deverdizzazione per le arance precoci e soprattutto poi marcescenza in magazzino e su scaffale per le altre. Il
clorpirifos rientrava in un contesto in cui, dovendo fare diversi trattamenti, il clorpirifos metile poteva essere inserito nell'alternanza di queste ripetizioni. Utilizzata comunque sempre, per lo più, una lotta a calendario che poteva basarsi su trattamenti a tutta superficie o su trattamenti con esche. Oggi distinguerei tra una produzione integrata, che tuttora spesso purtroppo utilizza ancora lotta a calendario, con esche magari diciamo di tipo tradizionale. Stendono ad affermarsi le strategie con ultrabassi volumi per difficoltà applicative che invece si diffondono nella produzione biologica. Si reputa comunque ancora necessario il monitoraggio dei maschi o degli adulti per avviare e per sospendere i trattamenti. La trappola serve a dirci quando partire, ma anche quando finire. E talvolta ormai vengono utilizzati anche nell'integrato dei sistemi di track and kill attivati, diciamo che si basano su attivazione con deltametrina. Per quanto riguarda la produzione biologica, sono sempre più utilizzate le strategie con ultrabassi volumi, è necessario comunque sempre il monitoraggio dei maschi o degli adulti. La trappola che vedete ovviamente è una trappola trap test che è attivata con feromone maschile, quindi attrae i maschi, ma in realtà si diffondono comunque sempre di più nel biologico i sistemi di attrack and kill o cattura massale. In questo caso la differenza è dovuta solo al fatto della presenza dell'insetticida e non solo di un feromone, che comunque non richiedono l'utilizzo di un monitoraggio. C'è da dire che ultimamente, anche per quanto riguarda i trattamenti convenzionali, danno molta soddisfazione le trappole del mass trapping o della track and kill, diciamo così, utilizzate come monitoraggio, risultano molto efficaci. Il problema della track and kill su larga scala comunque ci fa pensare al destino della plastica che noi utilizziamo. Pensando che questi dispositivi hanno utilizzato mediamente 60 per ettaro, un'azienda di 10 ettari ogni anno utilizza 600 di questi dispositivi che a fine campagna non sa dove andare a disporre. Le molecole ammesse all'uso sono quelle che vedete, alcune di esse sono considerate nel disciplinare di produzione, ma soprattutto vengono consigliati dispositivi di attrack and kill, le esche proteiche avvelenate con etoprofox e Fosmet. Similmente si integra il disciplinare di lotta integrata. Grazie per l'attenzione. Grazie Salvatore, se puoi allora bloccare la condivisione dello schermo. A questo punto io direi subito che possiamo cercare di dare risposta ad alcune sollecitazioni che potete leggere in chat, quindi inizierei con una richiesta di esperienze di c'è Fabio Comito, non so se leggo bene il cognome, mi scuso. Avete studi ed esperienze in merito al trattamento delle cocciniglie con la zeolite, sia in polvere che micronizzata? E io aggiungerei non solo la zeolite, ma anche il caolino. Diciamo, c'è una certa anche ripresa, soprattutto adesso che ci sono delle limitazioni, e non solo anche sui ditte, ad esempio l'eliminazione del dimetuato per quanto riguarda la mosca dell'olivo. E quindi spesso quando si parla di questi prodotti, che non sono dei prodotti fitosanitari, il termine zeolite, il caolino o polvere di roccia possono essere materiali o molto diversi proprio come composizione mineralogica, ma anche possono aver subito dei trattamenti molto diversi che cambiano decisamente le proprietà anche tecniche del prodotto. Penso per esempio al caolino, se stabilizzato o come si dice calcificato con trattamento termico oppure no. Ma la domanda era questa, quindi non so se Carmelo o Salvatore vogliono portare una qualche esperienza. Giusto un appunto. Allora, specificamente, intanto, come dicevi anche tu, bisogna vedere quali oggi forse solo una zeolite è registrata per l'uso. Però al netto di questo, sul caolino noi abbiamo utilizzato soprattutto non tanto per la mosca, quanto per problemi relativi a fitopatie non parassitarie relativamente alla buccia, soprattutto per contenere i colpi di sole a cui sono affette alcune varietà, clementine precocissime, lo stesso mandalate e quant'altro, con risultati diciamo
discreti, ecco, non, il problema non si elimina totalmente, assolutamente, perché poi tra l'altro se arriva una pioggia bisogna rifarlo, è un problema non indifferente. Poi bisogna avere comunque, se arriva la pioggia, un sistema tale che ci consente di lavare i frutti, altrimenti poi rimangono imbrattati di questa, poi, diciamo, questo substrato bianco o chiaro sugli stessi frutti. Per cui questo è quello che posso dire, salvo vuole aggiungere qualcosa. Ma non... Sì, posso dire che certamente l'esperienza viene traslata dall'utilizzo che si fa per la mosca. Sicuramente sia per mosca dell'olivo che per mosca degli agrumi l'utilizzo dei trattamenti più diffusi sicuramente col caolino hanno un'azione repellente nei confronti, più che repellente, deterrente nei confronti della mosca, come comunque ha anche il semplice trattamento con rame. Nel caso delle cocciniglie, perché la domanda più specificamente era sulle cocciniglie, pur avendo utilizzato sicuramente molto di più caolino piuttosto che zeolite, non abbiamo rilevato, nel caso in particolare di cocciniglia rossa forte degli agrumi, che è quella più deleteria, non abbiamo rilevato un grande senso nel, come deterrente dal fissaggio delle neanidi. Tra l'altro, giusto un appunto, Arturo, quello che diceva Salvo, cioè, se noi andiamo a leggere i disciplinari, bisogna ridurre la polvere tra i sistemi che sono indicati per cercare di controllare alcuni fitofagi. Nella maggior parte dei casi, voi notate, c'è questa riduzione delle sostanze polverose. Capite benissimo, soprattutto per gli acari, questo, soprattutto capite benissimo, può essere un momento anche di maggiore attacco, maggiore infestazione di questi altri fitofagi. Sì, sì, e poi insomma c'è tutta un po' la problematica di prodotti, soprattutto quelli che non sono specificamente registrati, in quanto la composizione, cioè sono una serie di polveri sottili che se ne vanno in giro con il vento magari, e che non è detto che faccia bene respirare. Quindi sono dei prodotti interessanti, forse la loro applicazione è sicuramente più interessante su altri dati, ma da valutare con prudenza, insomma, anche se ci si sta lavorando. C'era Giuseppe La Ruffa che diceva, ma prima che il dottor Leocata parlasse, detto Salvo, biologici, per cui credo qui in realtà sono citati un po' tutti, dal piretro al sapone molle potassico, olio di neem, zolfo, olio di soia, eccetera. Arturo, giusto un appunto, l'olio di neem noi l'abbiamo utilizzato in passato, ma parliamo anche di oltre 20 anni fa, lo utilizzammo anche come sistema, diciamo, meno impattante per il controllo delle infestazioni in vivaio della minatrice serpentina. Però è un prodotto abbastanza particolare, nel senso che funziona, bisogna anticipare abbastanza il trattamento, cioè gli interventi, insomma, c'è una fase di accumulo che consente poi di ottenere risultati. Per quanto riguarda il sapone molle, ha risposto Salvo, qualcosa si sta facendo, bisogna capire anche i costi, attenzione, perché io qualche anno fa cercai di effettuare delle prove mettendomi in contatto con un'azienda che produceva saponi. Beh, onestamente, quando mi disse il costo, insomma, ragazzi, insomma, io dissi un attimo, facciamo una prova prima di estendere il trattamento, ammesso poi che possa avere un effetto e quant'altro. Quello che è importante comunque e fondamentale, lo ripeto, è il monitoraggio, perché anche queste sostanze, tipo i saponi molli, hanno un effetto sugli insetti a corpo molle, nel senso, altrimenti se noi andiamo avanti, e vedete, andare avanti significa anche 6-7 delle mosche bianche, anche pochissimi giorni hanno meno effetto, non hanno alcun effetto, attenzione, cioè qua è questo quello che penso che spero di essere riuscito a esprimermi, è che dobbiamo monitorare, bisogna guardarli i campi, bisogna guardare i problemi, bisogna conoscere i campi e conoscere i fitofagi, altrimenti non possiamo pensare, anche alla luce di tutte le limitazioni che abbiamo visto, di pensare di risolvere i problemi effettuando un trattamento, assolutamente no. Questo bisogna toglierselo dalla mente ormai, secondo me. Volevo solo aggiungere sull'olio di neem, che di solito è più efficace verso i masticatori più che sui succhiatori, ha un pochino di attività, soprattutto quando viene ingerito, insomma, dalle foglie, eccetera, con la masticazione, a parte il corso che diceva già Carmelo prima.
Volevo sottolineare però che dobbiamo anche tenere in conto ciò che sono le registrazioni ufficiali dei prodotti. È chiaro, Quindi il è chiaro. piretro oggi non ha più tutti questi utilizzi possibili e l'olio di neem è autorizzato, parlando di agrumi, di ciò di cui abbiamo detto fino adesso, Sui solo ed tripidi. esclusivamente sui tripidi. Io poi vorrei aggiungere che piuttosto che pensare a utilizzi di prodotti registrati o meno come prodotti fitosanitari, alternativi, se entriamo nel biologico, finché non ci saranno limitazioni agli oli minerali, gli oli minerali piazzati bene hanno la loro efficacia. Per piazzati bene intendo nel momento migliore, cioè quindi di nuovo il monitoraggio per individuare la spesa delle neandri, e una buona distribuzione che ne consente la penetrazione, la uniforme distribuzione sulle superfici dove poi si dovrebbero andare a fissare le neandri. Quindi diciamo, sono un'arma Poi che Arturo, non abbiamo. dimentichiamo un aspetto che spesso non viene considerato, la modalità di esecuzione degli interventi antiparassitari. Ci non possiamo pensare, cioè quando ci troviamo in base al fitofago, dobbiamo cercare di capire, Salvo ha parlato del cotonello, ma ragazzi, se pensiamo di risolvere il problema del cotonello facendo un trattamento con l'atomizzatore, non abbiamo capito nulla. Cioè, è inutile che giriamo intorno. Quando c'è un'infestazione seria, attenzione, se riusciamo a farla nei primi stadi, probabilmente quando riusciamo a colpire, attenzione, a colpire da un insetto che sta all'interno della pianta, su qualche succhione, capite benissimo, spiegatemi come può arrivare un prodotto lì. Bisogna avere un prodotto sistemico, probabilmente. In questo caso usciamo. Però, quando nel momento in cui ti sfugge di mano, dobbiamo applicare getti a spillo. In quel caso, Arturo, l'uso dell'olio potrebbe darci qualche problemino in più, nel senso che potremmo provocare qualche leggera fitotossicità, probabilmente anche momentanea, cioè nel senso che non ci sarà, soprattutto se non siamo in fase di pre-invaiatura. Non ci darà, diciamo, problemi successivamente in fase di commercializzazione. Però, se noi pensiamo, cioè, dobbiamo fare gli interventi antiparassitari come si deve. E probabilmente, vedete, ritorno al monitoraggio, probabilmente non è necessario manco fare su tutto il campo un trattamento antiparassitario. Bisogna conoscere il campo, bisogna monitorarlo e sapere dove c'è il problema. Anche per l'eventuale lotta biologica. Quando noi, ormai da oltre 10 anni fa, producevamo gli insetti, come diceva Pino Mele, l'ha scritto nella chat. Beh, noi il Cryptolemus montrozieri, che solo per produrlo era di una voracità immensa, e mica potevamo lanciarlo da tutto il campo. Andiamo a trovare i focolai dove si trovava, era concentrato il cotonello, lo lanciavamo lì. Poi se lo andava a cercare. Però alla fine non è che possiamo pensare, anche a livello di costi, attenzione, non è che di costi, e soprattutto lo diceva Salvo, quando parlava gestione biofabbriche pubblico-private, vedete che sono degli organismi viventi. Quando noi in passato cercavamo di importarli, Pino Mele poi lo può anche confermare, a biofabbriche per cercare di rinvigorire il nostro allevamento, beh, arrivavano con la. Bisognava mettergli ossigeno per poterli riprendere, cioè nel senso che sono comunque degli organismi abbastanza delicati che devono subire poi dei danni. Possono subire dei danni nelle fasi di logistica e di trasporto. C'erano degli interventi di Pino Mele. Pino, se ci sei e vuoi, diciamo in maniera sintetica, far sentire la tua voce. Sì, no, io volevo solo salutare un po' gli amici e ringraziarli per aver citato un po' tutti gli insetti, i nostri amici, perché da tempo abbiamo parlato dell'agrumeto come un agroecosistema abbastanza stabile e che, diciamo, può per questo mantenere un certo equilibrio. Carmelo ha ricordato i successi della lotta biologica che proprio nella storia dell'agrumeto e in Sicilia ha le radici, Liceria Purcasi, non ce la scordiamo. Non ce la scordiamo anche perché ogni tanto ce la ricorda qualche esplosione di questi insetti, Come però no, come no. noi non ce la. Cioè, normalmente l'agricoltore non l'ha visto e non lo vede per lungo tempo, cioè da quando furono fatti i primi lanci. E quando arriva un nuovo insetto, c'è sempre questa emergenza, come ha detto Carmelo, perché ci spaventiamo. Non so se qualcuno ha citato, ad esempio, la Parabemisia mirice, che io mi ricordo nella nostra esperienza lavorativa. E quando è La mette arrivata, calfa, apri. Pino.
Metcalfa. Sì, la Metcalfa. Sì, 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 perché ho detto la Parabemisia? No, no, sì, la sì. Metcalfa Bruinosa. No, era la Parabemisia, me l'ero appuntata tra i vari aleurotidi che sono arrivati e scomparsi e dimenticati grazie ai lanci di insetti. Qual era quella, la Metcalfa Bruinosa? Sì, quella, Arturo, aiuta la mia memoria, quando facemmo i lanci del Neodrinus. Però io ricordo, ricordo però che abbiamo purtroppo trattato enormemente un insetto che a settembre scompare naturalmente, perché c'è un ciclo molto breve, e tu vedevi molti, vorrei dire, venditori, insomma, di soluzioni chimiche, che dici no, no, vedi che il trattamento ha funzionato, è sparita, ma sarebbe sparita normalmente. E poi, grazie al Nodrinus, ce ne siamo pressoché dimenticati. Eppure, adesso da 4-5 anni, Carmelo, ci lamentiamo di queste nuove mosche bianche, vecchie e nuove, perché c'è sì la Paraleurodes minei, come si chiama l'ultima, ma il Dialeurodes citri, almeno così mi dicevano i colleghi specialisti dell'università, cioè noi abbiamo avuto una recrudescenza non spiegata di Dialeurodes citri, poi subito accompagnata da tutte le altre mosche, ma ultimamente ne vediamo un po' alcune. Saranno i cambiamenti climatici? Saranno o nuove molecole che usiamo? Io sono un malpensante, a volte mi viene da pensare che nuove molecole, leggendo le esperienze degli anni scorsi, quando ad esempio il fenomeno non c'entra, ma il Phenoxycarb, chi se lo ricorda, saprà che l'azione del Phenoxycarb a chilometri di distanza si notava. Allora, io che sono un malpensante, ho pensato che ultimamente queste recrudescenze siano dovute probabilmente non a, forse anche ai cambiamenti climatici, forse anche, chissà, a fenomeni di resistenza che l'evoluzione porta nel mondo, però quest'anno sembra che queste mosche, sarà per l'andamento climatico, non voglio tirare i piedi, ma stiano andando ancora un po' piano, mentre l'anno scorso erano già... No, forse due anni fa abbiamo avuto grossissimi problemi, già l'anno scorso è stato leggermente inferiore il problema. E quest'anno sembra ancora meno. Però aspettiamo ancora. Infatti, Dio fa anche caldo, perché Salvatore, correggimi, grazie a Dio, Salvatore Arpaia, entomologo, grazie a Dio il caldo ci dà una grossa mano. C'è intervento antiparassitario, il caldo. Il problema può essere l'umidità, ma un ottimo intervento fitosanitario ancora migliore è l'acqua piovana, o in alcuni casi, molte problematiche, basta un lavaggio tipo Metcalfa, tipo anche i danni da mosca bianca, se non si vuole squilibrare. I problemi non finiranno mai, abbiamo bisogno di approcci integrati sempre. Un po' di anni fa abbiamo osservato l'arrivo dello Zelus Renardi, per chi se lo ricorda, io pensavo era magari un aiuto al controllo delle mosche bianche. L'Aleurocanthus spiniferus, io l'ho trovato soprattutto nelle piante isolate dei giardini, non nel verde urbano, ma nei giardini, in piante magari dove c'è il pavimento cementificato con le mattonelle, eccetera, che ti attacchi i piedi quando ci vai, tanto è forte l'attacco. Ma Carmelo, non nei campi biologici, ma nei campi al limite biologici tendenti all'abbandono, ho notato la presenza di qualche Aleurotrixus, lo spiniferus, ma nei biologici speriamo, insomma, quelli condotti con una certa accortezza, ancora no. Speriamo che non raggiunga mai soglie di dannosità, perché vi confido che in qualche agrumeto l'ho anche visto, ma sono 3 anni, si mantiene su qualche fogliolina, non dà nessun danno, speriamo che di non essere smentito. Però Pino, quello che dicevi tu, poi voglio fare una domanda a Salvatore Arpaia, visto, posso farla anche una domanda, Arturo. Quello che dici tu è certamente importante, certamente anche la domanda poi vorrei fare a Salvatore, sia il comportamento, le recrudescenze, ma anche poi il tempo per riequilibrarsi, Salvatore, perché probabilmente c'è un meccanismo che ancora non è oleato per il riequilibrio e abbiamo bisogno di qualche tempo. Però attenzione,
quello che dicevi tu, i campi abbandonati o i campi non molto trattati, e questo rischio vedete che c'è, perché con il problema degli agrumi o diciamo con i problemi di mercato, spesso comunque quando ci sono dei problemi ci possono essere un abbandono del campo. Vedete che veramente io ho visto gli attacchi di Orcandus, è spaventoso, nel senso che tu lì si potrebbero utilizzare, il collega dicevi, saponi molli, ma per cercare di togliere questo imbrattamento sul frutto, che vi posso assicurare anche nel lavaggio in magazzino, anche con l'uso di saponi particolari, è difficile da eliminare. Poi un altro aspetto, ragazzi, noi al netto del bio, ma noi abbiamo sempre la spada di Damocle, dico io, di un prodotto che deve essere perfetto, di pezzatura, pulito, senza inquinamenti e quant'altro. Cioè, noi possiamo anche, diciamo, sotto certi punti di vista, tollerare la presenza, il famoso controllo significa tollerare la presenza, però vedete che nel momento in cui si effettua una vendita o comunque vai quel prodotto a conferirlo, è uno scarto, attenzione, cioè, è un danno anche non irrilevante a livello economico per l'azienda. Un'altra cosa e concludo, volevo solo dire, posso? Sì, però rapidamente. Nelle ultime esperienze, se posso aggiungerla ancora quest'altra, il Leptomastix da un po' di anni le nostre brave formiche entomologhe hanno imparato a riconoscerlo. Se pensiamo che un insetto che è arrivato qua 20 anni, 30 anni fa è stato liberato nei nostri agroecosistemi, 30 anni, 30, 40 forse, ebbene, se ci sono presenze di formiche, e non solo nel terreno, il problema è quando fanno il nido nei tronchi, negli agrumeti che hanno una certa età, magari storici, bene, queste le ammazzano subito. Meglio l'Anagyrus, addirittura forse se lo Zelus Renardi non fa troppo danni ai nostri coccinelli, di come abbiamo osservato, l'Anagyrus si difende meglio dalle formiche. Anche le larve di Cryptolemus sopravvivono alle formiche, non lo riconoscono come quello, però gli adulti o le larve possono avere il nuovo nemico che è lo Zelus Renardi. C'è sempre da fare ricerca, c'è sempre da fare monitoraggio e osservazione. Grazie, vi saluto. Ciao, grazie a tutti. Ciao Pino. Io ho visto diversi interventi in chat da Fabio Comito. Se vuole molto rapidamente, se ha qualche esperienza più diretta da portarci sulla zeolite, ce la può dire, ma molto rapidamente. Fabio, sei in linea? Direi di... Sì o no? Direi di no. E allora vado avanti con... Arturo Carmelo mi aveva... Sì. Ah, hai ragione, scusami. Mi avevo coinvolto su un paio di argomenti, insomma stiamo mettendo tantissima carne al fuoco. E gli insetti vanno avanti con dinamiche di popolazioni in parte prevedibili e in parte da studiare anno per anno. Ma è così, non per voler, come dire, svicolare dalla domanda. Possiamo, sicuramente, gli studi che abbiamo per quanto riguarda le temperature, questi tipi di sono stati fatti su tanti insetti, abbiamo dei modelli che funzionano, si perfezionano pure con l'avvento insomma la capacità di calcolo che abbiamo adesso non è quella di 20 anni fa, quando facevamo i primi sulla rossaforte, e quello si può fare. Gli eventi estremi ormai, io non so chi di voi crede più a quello che si chiama dell'evento occasionale, cioè eccezionali, scusatemi, non sono più eccezionali perché ci stiamo tropicalizzando col clima, c'è spostamento di le termocline, credo che si dica, cioè le temperature medie su una certa zona si stanno spostando verso il settentrione e si stanno spostando dalla pianura anche nelle zone di collina, quindi dove per esempio la mosca delle olive, per dirne una, non era un problema per condizioni tra virgolette riparate, in certe occasioni lo è. Quindi la dinamica di popolazione la dobbiamo alimentare con dei dati reali, con dei dati di campo, e questo vale anche per le interazioni con i nemici naturali. I lanci vanno fatti in un certo modo, Carmelo giustamente diceva
e credo sia all'ascolto il dottor Bitonte, un professionista che in zona ormai conoscono tutti. Lui è un mio ex studente, vedete quanto sono vecchio, e una delle due tesi che lui fece fu sulla qualità di insetti che compravamo, insetti predatori che compravamo, ovviamente non diciamo nome dell'azienda, e che quando arrivavano qui da noi, cioè dall'agricoltore pronto per lanciarli in campo, quelli efficienti erano un 20%, se non ricordo male, sto andando un po' a occhio. Quindi prima di dire che quella lotta biologica non ha funzionato, ci stanno tutta una serie di considerazioni da fare, così come sui prodotti antiparassitari più classici, ovviamente. La modalità con cui, un altro argomento che è stato tirato fuori, vengono utilizzati in campo pesa tanto su quello che può essere il risultato finale. E mi taccio. Salvatore, posso fare un'altra domanda? Una curiosità più che altro. Noi, come diceva anche Pino prima, Arturo, anche con te, abbiamo lanciato, riuscivamo a far entrare, tra virgolette, a importare, ecco, dai luoghi probabilmente di origine dove c'erano presenti questi insetti utili, e per poterli poi diffondere nel nostro territorio. Ma c'è una maggiore difficoltà oggi affinché si verifichino questi spostamenti? Cioè, prima mi ricordo che attraverso l'Università di Portici abbiamo importato il Calles Noachi, ma anche... Come? Adesso non lo diciamo troppo in giro con la nuova normativa sulla... Appunto, c'è una maggiore difficoltà? Sì. È una domanda questo. Adesso c'è una legislazione che cura l'importazione di qualsiasi organismo alieno, quindi il fitofago come il nemico naturale. La scaturigine di questa legislazione, che ormai stanno in tutto il mondo, non è solo la Commissione europea, non è campata in aria, si vogliono evitare possibili casi tipo Harmonia xyridis, adesso anche quello si sta in qualche caso ridimensionando, non è poi così vero che i coccinelli di nostrani vengano spiazzati, almeno nel medio termine una certa ripresa c'è. Però avendo a cuore, insomma, l'equilibrio degli agroecosistemi, anche quello adesso ha una legislazione, e purtroppo noi tecnici siamo un pochino più veloci, abbiamo voglia di fare subito, quando si passa alla normazione, e insomma per 10 anni mi sono dovuto occupare anche di questo, diventa oggettivamente più complicato, ed è così, attualmente è così. Ripeto, non è una idea malsana quella che è venuta in mente, ci sono tanti colleghi che sono impegnati, io pure ho contribuito a scrivere una cosa di recente, e l'idea ecologica dietro c'è, è importante, bisognerebbe trovare una flessibilità anche in chi poi traduce l'input biologico scientifico in una norma. E c'era Giuseppe Cortese, Peppino, che voleva portare un suo contributo. Grazie Arturo per aver accettato. Allora, io vi saluto tutti, è stato molto interessante le relazioni di livello, però chiamo perché devo ringraziare Salvo Leocata per la puntualizzazione che ha fatto nel ribadire comunque che le attività, il monitoraggio, la conoscenza deve essere una cosa continua. Si è verificato, allora io confermo che per le attività che Salvo ha portato avanti lo scorso anno, anche il 2021, sia in Sicilia che in Puglia, con i centri di saggio, stiamo cercando di portare avanti la stessa sperimentazione per capire, per arrivare a delle, parliamo di plano cocco e di quel posizionamento anticipato come Salvo ha spiegato prima. Io devo sottolineare che purtroppo c'è stato qualche mio collega che in maniera superficiale ha diffuso il video che io in Sicilia, quell'intervista, ho fatto in diretta a Salvo, però oggi ci tengo a dirlo davanti a tutti voi che siete tecnici del settore e qualificati, che comunque quelle erano delle osservazioni, e ribadisco quello che ha detto Salvo, e quest'anno 2021 sono tuttora in corso per vedere di capire e di ottenere quante più osservazioni possibili. Quindi è importante il monitoraggio, è importante la conoscenza dei prodotti,
e anche la verifica continua, come diceva Salvatore Arpaia. Chiedo scusa dell'intrusione, ma ci tenevo a sottolineare in questo momento con tutti voi, che conosco molto bene a livello tecnico, personale, amichevole, che nei confronti di Salvo mi sento un po' in difficoltà proprio per questo inghippo che si è verificato. Grazie della parola e grazie a te, perché al di là della precisazione dai anche l'occasione per ribadire un concetto importante, che oramai con i pochi prodotti fitosanitari disponibili, diciamo posizionamenti nuovi o attività nuove che possono anche scaturire, e vanno comunque gestiti veramente con molta oculatezza, perché altrimenti rischiamo di giocarci definitivamente con forme di resistenza quei prodotti per un guadagno veramente di pochi ed effimero. Quindi hai perfettamente ragione, e il mio intervento non è legato al prodotto, è legato al rapporto con voi, al rapporto tecnico con te, con Salvo, con Carmelo. Non è possibile, io non diciamo strumentalizzerò mai una cosa del genere. Se è successo chiedo scusa, però io ribadisco che quest'anno sono in corso delle prove con dei centri di saggio proprio per confermare. Quindi diciamo, grazie per la parola, ci tenevo a sottolineare, perché il rapporto personale di amicizia è una cosa, tutto il resto poi può stare anche in secondo piano. Grazie Salvatore, scusa in diretta. Allora, io anche per stare nei tempi che ci eravamo prefissati, cioè le due ore, intanto una comunicazione di servizio. Ricordo a tutti che noi non prevediamo di fornire le presentazioni dei relatori. È una cosa che potete fare contattando direttamente i relatori se le volete, ma sarà disponibile l'intera registrazione del webinar, come al solito, come tutti i webinar dell'Ansia, sul canale YouTube dell'Ansia nel giro di pochi giorni. Quindi, Arturo, per la mia non ci sono problemi, vedi tu come fare, non posso metterla sicuramente in rete. No, io, vedi tu, chi vuole, tanto i vostri la posso dare quando poi vedere intracciabili, puoi chiederli direttamente. Se non ci sono, credo che un po' tutti... No, c'era una domanda della dottoressa Porto, un'osservazione della dottoressa Porto. Me la sono persa, un attimo solo. Allora, Salvo, vuoi riprenderla tu? Non l'ho vista. Sì, era relativa, se non erro, all'utilizzo per il controllo della ceratitis delle trappole attivate con deltametrina piuttosto che l'uso di spinosad. Forse non l'ha messa a tutti. Quindi l'ha messa a tutti. No, non lo so, mi sembrava che fosse per tutti. Vabbè, quindi, scusate. Sì, volevo precisare, sì, volevo precisare che non c'è un consiglio preferenziale sull'utilizzo del mass trapping o della track and kill, come lo vogliamo chiamare, rispetto all'utilizzo dello spinosad. Chiamiamolo col suo nome, si chiama Spintofly, è un prodotto già confezionato. Il problema che viene rilevato spesso dalle aziende, io mi occupo per lo più, per fortuna o per sfortuna, di aziende di grandi dimensioni, è che l'utilizzo dello Spintofly tal quale, con le descrizioni e i suggerimenti da etichetta sul modo di applicazione, crea alle grosse aziende dei problemi. Quest'anno sono state anche messe a disposizione, l'anno scorso scusate, a disposizione delle aziende anche delle attrezzature automatizzate, che però evidentemente sono state, a mio avviso, poco pubblicizzate o comunque hanno fatto poca fatica a essere divulgate, a diffondersi. In realtà, non voglio entrare in discorsi politici, però quello che oggi dappertutto rileviamo è un grosso problema con la manodopera. Tutto ciò che oggi comporta manodopera aziendale è diventato un grosso problema. Quando parliamo di lanciare manualmente 100.000 insetti per un fitofago, 50.000 per un altro, eccetera, significa che ci vuole qualcuno che gira nel campo e che accuratamente va a distribuire questi insetti al momento giusto, con le temperature giuste. Giusta. Credetemi, un'azienda di 100-200 ettari non è facile. Quindi queste aziende purtroppo fanno fatica. Sicuramente si dovranno adeguare, quindi non le giustifico, ci dovranno pensare, si dovranno organizzare in qualche modo, ma la procedura attualmente
prevista per lo sprint or fly e di fare una spruzzatina per pianta su una pianta sì e una pianta no, un filare sì e una pianta no, cosa che fatta su 100 ettari di azienda diventa diciamo certamente piuttosto problematica. Qualcuno dice lo faccio una volta, ma metto delle trappole che mi proteggono per 4 mesi, e altri dicono no, invece di seguire la indicazione di etichetta mi gestisco io la distribuzione dello sprint or fly, fanno miscele self-made, non dico e non racconto, e fanno i trattamenti. Ma certamente è un ottimo prodotto, è un'ottima soluzione, assolutamente da prendere in considerazione. Anche nell'integrato, non parlo solo del biologico. È chiaro. Sì, su questo aspetto specifico possiamo parlare di spin off fly, perché è l'unico prodotto. Quindi. Assolutamente sì. Cioè l'esca pronta a base di spinosad. A me è capito... Ora, diciamo, solo per correttezza dico che l'anno scorso è stato autorizzato in emergenza un altro prodotto a base di Ciaxipir, che al momento non è disponibile, ma immagino che, ecco, come dire, quando ci sarà parleremo anche di questi altri tipi di prodotti. Il criterio comunque è sempre quello. Il segreto di questi prodotti non è la molecola attiva, ma è in realtà il grosso segreto è l'attrattivo. Sono degli attrattivi talmente forti che quando facevamo, ai tempi ero responsabile del centro di Saggio Ara di Catania, qualche anno fa, quando facevamo le prove per dimostrare l'efficacia di questi prodotti avevamo difficoltà a posizionare il testimone, perché l'attrazione era tale che nel testimone neanche ci andavano perché sentivano l'ettaro trattato con questo tipo di esca. Sì, no, io volevo portare questa esperienza sulla distribuzione, perché mi capitò, quando ci abbiamo lavorato anche in fase di sviluppo, di visitare una grossa azienda agrumicola tra la Basilicata e la Puglia, che aveva qualche decina di ettari. E vidi che stavano facendo il trattamento con lo spin or fly con la bomba spalla. E dissi, scusa, ma ti puoi permettere un sistema che tra l'altro ce ne sono appositamente studiati? E l'imprenditore mi disse una cosa che, insomma, era una scelta imprenditoriale, probabilmente in quel contesto era giusta. Mi disse, senti, io quando faccio il trattamento lo devo fare rapidamente. Se compro il prodotto, il sistema apposito, dottor Fly, per la distribuzione ci avrò un operaio, un impegnato che ci metterà il suo tempo. Io ho 5 operai che sanno usare una bomba a spalla, 10 operai che sanno usare una bomba a spalla, li trovo, la bomba a spalla gliela sistemo io, dopodiché loro sono in grado di fare il trattamento. Quindi in effetti era un ragionamento tecnicamente corretto ed era uno dei modi di risolvere il problema della necessità, ad esempio dopo la pioggia di lavante, di intervenire subito. Come pure sarebbe interessante, forse stiamo andando un po' in là col tempo, però se volete approfitterei anche della presenza di Giuseppe Cortese, piuttosto che avere a fine anno una serie di plastiche da smaltire, sarebbe interessante, anche se ci sono tutte le problematiche poi legate anche agli aspetti giuridici di questi contenitori, che sono piuttosto robusti, che possono tranquillamente essere usati per più anni, se appunto, diciamo, chi li produce trovasse il modo di farli utilizzarli in semplice, ricaricarli per più anni, perché quello diventerebbe un abbattimento dei costi piuttosto che un aumento dei rifiuti di plastica. Tra l'altro plastica speciale. Ma non è plastica quella, Arturo, attenzione. È un rifiuto speciale, perché un rifiuto speciale. Comunque Arturo, si sta lavorando e abbiamo sollecitato non da molto, ma stanno andando avanti le cose, vedremo un po'. Se non ci sono altre sollecitazioni, quindi invito chi è interessato ad avere materiale a contattare i relatori, che ringrazio di nuovo. Sappiate che sul canale YouTube dell'Agenzia vengono pubblicati in maniera integrale i webinar, e a questo punto passerei la parola per le conclusioni. Arturo, scusami, giusto una pubblicità. Il 6 luglio, giusto per i colleghi, abbiamo la 29esima giornata di frutticoltura, cercheremo di farla, la mostra l'abbiamo già ripresa, cercheremo di farla in una forma mista con alcuni colleghi qui. Giusto il 6 luglio, sempre in webinar, arriveranno gli inviti per iscriversi e poi il link. E domani abbiamo la 24esima sagra dell'Albicocca a Rotondella in webinar sulla pagina Facebook del Comune di Rotondella.
Scusami, ma un po' di... No, no, è meno male che l'hai detto perché mi era sfuggito. Il foglietto stava lì. E passerei la parola al direttore, professor Crescenzi, se c'è. Sì, c'è, c'è, c'è. Sì, sì, non vedo... Eccomi, eccomi. Buonasera a tutti, buonasera ai tanti cari amici che ritrovo, a partire da Peppino, al caro Salvatore, eccetera. Sono a ben rivedervi. A conclusione di questo magnifico seminario, se posso, se mi consentite di dirlo con la massima franchezza, vorrei fare aggiungere alcune cose che avete detto, ovviamente non di carattere tecnico, ma a partire da una considerazione ben precisa, e cioè tutti quanti noi sappiamo che i sistemi biologici sono molto dinamici e fortissimamente influenzati da quelli che sono i fattori esterni. E ovviamente l'agrosistema agrumi, in particolar modo quando ci riferiamo a quelli che sono gli insetti, è uno di questi agrosistemi estremamente dinamici. È ovvio che la ricetta fatta a tavolino è una ricetta che non è sufficiente. Lo spunto che è stato preso oggi della messa al bando del clorpirifos e ovviamente dell'altra molecola collegata ad esso, il metilclorpirifos, è stato uno spunto molto utile per comprendere chiaramente come l'introduzione, ma in questo caso l'esclusione di due molecole che hanno fatto la storia. Sappiamo tutti quanti che hanno oltre queste due molecole, questa molecola diciamo di partenza oltre 50 anni, se non vado errato, circa 55 anni di storia, che ha segnato dei percorsi molto importanti nella difesa fitosanitaria delle principali coltivazioni a livello mondiale, è ovviamente un elemento di non poco conto. Ma io voglio aggiungere un elemento che è molto importante: l'inclusione e l'esclusione di una molecola da parte di un organo ben preposto a livello europeo dell'EFSA è un qualcosa ad estrema garanzia del consumatore, anche se noi in questo momento stiamo ovviamente guardando al segmento della produzione agricola e ovviamente a quello che è diciamo il vantaggio di poter calibrare in modo puntiforme quelle che è la difesa fitosanitaria degli agrumi, ma il nostro target principale, il nostro elemento a cui noi dobbiamo fare sempre riferimento è il consumatore. E l'EFSA, l'ente europeo che utilizza, come posso dire, che valuta i protocolli e la bontà di alcune sostanze, tra cui un dossier estremamente importante, quello della salute pubblica, nonché della salute dell'ambiente, è un organismo di estremo che ci deve confortare, estremamente rigido, che l'introduzione e l'esclusione di una molecola è fondamentale per poter salvaguardare la salute, ovviamente, degli operatori e nonché dei consumatori. Come dicevo, sono sistemi estremamente dinamici ed estremamente complessi, che non è facile dare una ricetta a tavolino, cosa che sta succedendo negli ultimi anni in agricoltura. Cioè stiamo perdendo di molto quelli che sono i tecnici di campo, stiamo perdendo molto quelli che sono le professionalità che escono di casa con gli stivali in macchina e che vivono quotidianamente il campo, quotidianamente la difesa, quotidianamente l'agricoltura. È necessario riprendere questo percorso che per un certo periodo di tempo, diciamo, qualcuno si è dimenticato. È necessario aumentare fortemente quella che è la presenza dei servizi e in particolar modo in questo caso da direttore dell'AUS, di un'agenzia che si contraddistingue ormai da anni sul territorio italiano, e ovviamente mi sto riferendo a quello che è poi il nostro campo di azione, la regione Basilicata, si contraddistingue per le capacità e per le professionalità che ha sempre messo in campo per poter
come posso dire, affiancare non solo gli agricoltori, ma il sistema da un punto di vista nei momenti importanti, nei momenti decisionali. È ovvio che l'evoluzione dei sistemi è tecnologici e non è innovativi, quale per esempio l'agricoltura di precisione. È chiaro che anche nel campo della difesa fitosanitaria sono dei sistemi che vanno implementati, vanno fatti conoscere agli agricoltori, ma non solo conoscere, non solo portare a conoscenza, ma devono essere stabilmente integrate nella pratica agricola di quelle che è l'agricoltore stesso, di quelle che è l'agricoltura. Non può bastare, io lo ripeto ormai da più anni, non può bastare un semplice seminario, seppur di altissima qualificazione tecnica e professionale, per poter trasferire un'innovazione. Trasferire un'innovazione significa essere presente all'interno dell'azienda, portare quell'esperienza, farla radicare all'interno di un processo produttivo e ovviamente essere sfidanti con il sistema stesso, dare da dimostrare che alla fine di un percorso di trasferimento dell'innovazione, quell'innovazione porta un beneficio, che non necessariamente deve essere un beneficio solo ed esclusivamente di tipo economico, ma è un beneficio a 360 gradi che è anche di tipo economico, ma sicuramente di tipo igienico, sanitario, di tipo ambientale e nonché di tipo, come posso dire, anche organizzativo, perché le nostre aziende talvolta mancano di quello che è il supporto alla decisione. L'Alsia, ovviamente, come tutti quanti voi sapete, siamo tecnici che conosciamo molto bene questa struttura ed è anni impegnata, si sta ulteriormente rafforzando in questo settore con una peculiarità, una specificità ancora maggiore nel settore della difesa fitosanitaria. Una delle strategie che si sta portando in campo è quello di strutturare certi processi. Non può essere l'intervento spot, non può essere l'intervento di 6 mesi o di 2 anni o di 3 anni. Basta ricordare quello che è successo all'interno di questa struttura Alsia, quando tenevamo l'insettare, a un certo punto poi è andato via via scemando. Non può essere un qualcosa che può durare 1 mese, 1 anno, 5 anni. Sono sistemi integrati che devono essere costanti nel tempo, costanti nella presenza, devono avere una continua evoluzione e quindi un continuo aggiornamento professionale dei tecnici. È uno degli obiettivi su cui stiamo lavorando, sperando di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. E oggi è uno di quei momenti che stiamo fortissimamente sollecitando, e grazie ovviamente a quelle che sono le altissime professionalità che sono presenti all'interno della struttura che mi onoro di dirigere. Basta fare solo alcuni esempi: oggi erano presenti qui con voi Arturo Caponero, Mennone, così come pure Pino Meira, eccetera. Ovviamente la lista è molto lunga, per dire qual è il forte impegno che mettiamo quotidianamente in campo. È ovvio che questo necessita risorse, ma prima delle risorse, quelle che dico io, necessita di idee. Se non ci sono le idee, le risorse sono nulle. Se ci sono le belle idee, le grosse idee, le risorse si trovano e vengono utilizzate nel modo razionale, che è uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo tutti quanti insieme. Io ringrazio Arturo per aver in prima linea, insieme a Carmelo Mennone, per aver organizzato questo seminario. Ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato con la loro altissima professionalità e l'alta competenza a dare un contributo a questa giornata. Come dicevo a Mennone, ricordando una serie di appuntamenti, noi stiamo cercando di pianificare mensilmente non meno di 3 o 4 appuntamenti sui diversi settori, perché vogliamo essere sempre di più presenti, ma la nostra presenza non vuole essere solo quella che ci vede dietro uno schermo. La nostra presenza vuole essere sul campo, sperando che le condizioni sanitarie ce lo consentiranno nei prossimi mesi. Vuole essere quello di interfacciarci costantemente, ovviamente, perché no, vuole essere una presenza attiva, una presenza che ci vede al confronto e, perché no,
io direi qualche volta anche lo scontro, se qualcuno ha un'idea diversa e riesce a essere forte nell'affermare quella idea, è uno scontro molto proficuo, uno scontro molto positivo, perché alla fine poi si possa aggiungere, come posso dire, a un valore aggiunto alla discussione stessa. Ci diamo appuntamento al prossimo seminario, che sarà ovviamente pubblicizzato, come diceva Arturo, sui nostri canali YouTube. Sul nostro canale YouTube ci sono tutti gli interventi formativi, divulgativi e comunicativi che portiamo avanti ormai da anni. In particolar modo, grazie, io dico in questo caso, grazie alla pandemia, che ci ha fatto scoprire questo mezzo molto efficace per poter divulgare anche certi, diciamo, un pubblico prima che non poteva seguire in presenza questi video di incontri, dove potete trovare tutte le informazioni, dove potete riascoltare, rivedere questi incontri, perché no, dopo potete anche scaricare e prendervi le parti e i pezzi che vi interessano. Grazie ancora a voi tutti e al prossimo appuntamento. Buonasera a tutti e arrivederci. Ciao, ciao Salvo. Ciao Salvo, ci sentiamo. Buonasera, ciao Peppino. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao Arturo. Ciao Nicola. Ciao, grazie. Nicola. Grazie a tutti. Ciao Arturo, ciao. Ciao professore. Ciao. Recording stopped.